se arriviamo a tot like, il prossimo talk lo fai con i basettoni. No. Metti la posta. Dai, lo fai. Col basettone. Dipende, i like devono essere tantissimi. Tipo 3000. Ma quanti ne abbiamo presi nell'ultimo? 2000 è il massimo. Ah, 2000 massimo? Ma ragazzi, 2000 sono pochi, molto. 3000. A 3500. Ti fai il podcast con la basetta? No, ma non mi viene così. Ma non mi viene. Basettone, no, hai la barba. Ti faccio una basetta. A 3500. Io faccio le storie e ci metto dei soldi per spingere. Ti faccio una basetta. Cos'è una basetta? Da questo lato no. Prince. A favore di camera. Esatto. Prisa, no, comunque, oh, basta che si faccia la barba la mattina del podcast. Allora, e la posso allora la fisso. Allora, la faccio, ma la fisso io. A 3500 like. Faccio il prossimo. Faccio il prossimo. A 3500 like, mi faccio il basettone. Te la rifai subito. Intanto sei online. Di Mr. Basettoni. A 3500 like, mi faccio il basettone. Se lo fai, appare che sei il mio idolo. Ti faccio una foto e me la tengo nel portafoglio. Mezz'ora di gabbiano e 40 minuti di basettone del Sir Livingstone. Questo è il trailer del film, eccoci. È sempre così. Eccoci qua. Siamo tornati. Sì. In grande spolvero. Dopo avercelo chiesto per, penso, 870.000 commenti. Io avevo un po' di voglia di farlo. Fatela premere. Mi sto divertendo a fare questa cosa qua. Non so, non ci stiamo neanche ripetendo. Non ti senti in colpa? Mi sembra il giorno della marmotta, ma ogni volta è... Sai cosa mi piace? È che mancano ancora un sacco di campionati top, quindi li faremo tutti, senza pietà. Faremo però la MotoGP. Sono particolarmente felice di farlo. Beh, ragazzi. Questo è il più bello. Allora, la Premier... Un po' di pelle d'oca. La Premier... E vai addirittura. Mi emoziona sempre l'inizio, non mi sono ancora abituato a questo. La Premier ha molti cultori, okay. Secondo me. Noi non siamo cultori del calcio inglese. Ed è per questo che noi faremo un po' così. Anche in Italia. Un mio amico è iscritto al Tottenham Club italiano. Ecco. E ogni anno il Tottenham gli manda a casa, proprio il Tottenham, gli arriva la lettera da Londra, gli arriva a casa il kit di una sciarpa, una lettera scritta dalla società di ringraziamento che per seguirlo da fuori, eccetera, eccetera. Cultura. In Italia ci manca poco che ti prendano a schiaffi. No, diciamo che campionato bello del mondo, siamo tutti d'accordo. A me personalmente sta un po' sui maroni, però ammiro tantissimo l'estetica. Ma per cosa l'estetica sta sui maroni? È un po' ipocrita, dai, il discorso quando era uscito il discorso della Superlega, hanno fatto le proteste a salvaguardare il calcio tradizione, il calcio dei tifosi, così, sì, ma in realtà sì, anche l'idea di già. Miglior calcio, sì, sì, io business is business. Ho le mie teorie sul calcio, ma non stiamo parlando di calcio così, cioè diciamo che là è tutto molto bello, è tutto molto spettacolare. Però non tutto penso merito, che è tutto merito assolutamente sì. Però se da un lato calcistico magari ho qualche perplessità, dal lato invece puramente estetico, di storia, di campi, di erba, eccetera eccetera, mi fanno impazzire. Hanno 800.000 spanne sopra tutti gli altri. Meritano di avere questa la cura nel dettaglio, tipo, no? Ne abbiamo già parlato nel primo talk, forse, che abbiamo fatto sui loghi della, sì, Serie A. Avevamo fatto un paragone tristemente tra... paragonato il nostro diamantone con la A a questo leone che è stato cambiato, le cariatidi, è stato cambiato di recente, tutto sommato, si vede. Diciamo che da un lato hanno voluto tagliare con la loro tradizione, no? Cioè loro sono fieri di essere la storia del calcio, no? La genesi del pallone. Hanno detto, sti cazzi, noi vogliamo essere comunque il prodotto di punta ed essere totalmente freschi su ogni applicazione, su ogni situazione. Quindi già dei colori che scelgono ogni anno, adesso quest'anno qua penso che abbiano usato nelle grafiche soprattutto il fucsia, ma c'era anche l'azzurro, proprio colori da paint. Bello, bello, lineare. Quindi facciamo un po' di excursus rapidissimo che ti fa vedere che comunque già nel 92-93 erano forse già più belli della Serie A, con un leone fatto comunque in maniera... C'era l'idea già di una comunque pulita, di, no? Di, cioè... di prendere una... Allora, c'è da dire che loro avevano comunque... Anche la federazione ha comunque i tre leoni come cultura, certo, eccetera, eccetera. Hanno una cultura molto più araldica rispetto a quella... Che poi non so se è più araldica rispetto a quella dell'Italia, però è più rispettata storicamente, e quindi loro vanno a richiamare il leone, che è un simbolo molto forte di là, lo utilizzano come logo a partire dal 92, perché la Premier League nasce nel 92. Prima era la First Division. Ah, quindi come Premier, questo non lo sapevo. Poi no, perché sono stati bravi ed è tutto merito? Perché nel 92 i club della Serie A di allora, diciamo della Serie A inglese, hanno deciso di creare una lega loro perché non erano in accordo con la federazione per quanto riguarda i diritti televisivi.
e quindi hanno creato una lega loro, l'FAI, che è quella, la federazione in alto sopra quella che gestiva il campionato, gliel'ha riconosciuta e quindi nasce la Premier League, poi nasce anche così la Championship, infatti, e quindi la First Division poi sparisce e la Premier League diventa un calcio chiuso, per quello ti dico un po' ipocrita come ragionamento, perché l'avevi già Alla fine fatto. è la Super League, Avevi fatto una ti Super Lega sei 30 fatta anni fa, la 30 Super anni fa, Lega, sì. e quindi tanta roba, campionato nuovo. Comunque, se posso dire, questo è una masterclass di tutto, cioè questa slide è la masterclass di tutto quello che abbiamo detto in tutte le varie Ti stavo per puntate, dire, è o no? proprio bello perché sembra proprio la costruzione di un logo, no? Tu parti dalla bozza e arrivi sempre di più a concretizzare il tuo logo, il tuo simbolo, no? E vedi proprio il percorso degli anni, cioè non hai cambiato linea, ti sei solo evoluto rispetto all'anno in In cui maniera eri. pulita, in maniera iconica e tirando fuori il meglio. Tra l'altro, non so se l'avete notato, non so se lo noto solo io, ma qua nella bocca del leone vedo il richiamo La palla. all'esagono del Secondo pallone. me il È leone ha la possibile? Del forma pallone, che cioè è ricorda richiamata molto qua, il molto pallone. Sì, tondeggiante. per me Proprio ricorda il nel muso pallone. c'è quella, Sì, ci sì, sì, sono sì, gli sì. esagoni, no, della palla, Sì, sì, mi sì, pare. sì, Non so sì. se lo vedete anche voi, Sì, però è l'iconografia del io. pallone da Secondo calcio. me sì, questo. Altra cosa fighissima che vedo qua è come precedentemente Barclays è lo sponsor, perché è una banca, fosse inserito benissimo nel Certo, logo, è questa la cosa. contestualizzato bene nello scenario, e non è nulla di estraneo, quindi viene costruito perfettamente Con i dentro. colori giusti, che stanno bene all'interno del coordinato, eccetera, eccetera, e contestualizzato all'interno di uno stemma che va bene, però fatto come Dio comanda, no? Col respiro giusto. Quindi, chiaramente, fino al 2013-16 era molto ricco di dettagli, ma ci stava nel loro stile. Comunque pulito, Però, cioè mi sento di dire, esatto, fatto sì. bene, poi però hanno detto, ragazzi, andiamo avanti senza paura, e hanno preso Ma soltanto, tolto superfluo. comunque noi spesso diciamo, no, che è obbligatorio il pallone tenerlo. No, non è obbligatorio, ma se sai fare a metterlo dentro in maniera figa è ottimo. Ci Infatti sta. la vera figata è che qua il pallone è oggettivamente è probabilmente un po' di troppo Anche nel perché ce ne sono concetto, due. e nella modernizzazione che sono andati a fare l'hanno buttato dentro il muso del leone. A questo punto la diamo per assodata ed è una figata, secondo me, incredibile, perché ti fa proprio vedere come comunque la sintesi, quando è fatta in maniera lineare e pulita, ti dà il top del top, ed è infatti questo logo, Sì, è il e top del top. poi Un hai preso un leone con una cazzo di corona, l'hai fatto tuo, sì, è un grazie. simbolo fortissimo, Questo fortissimo. è il Ne abbiamo visti tanti di leoni fatti Pieno, male, c'è eh? pieno di Ha voglia, leoni. perché leone dicono è facile, in realtà forse più lo inflazioni l'animale più è difficile da. Adesso poi andiamo a fare un approfondimento, chiaramente, su tutte le squadre. Sono 20 squadre e qui secondo me sarà molto difficile, secondo me, dare un giudizio, perché là c'è un'altra Altra cultura, è cultura. un Ma altro qua ci muoviamo calcio. sempre con i No, voti, le diamo, proviamo, promosso, approvo, bocciato, ci sono piace, bocciato, non lo ci spariamo, piace, dai, lo ci possiamo sta. dire, dai. Va bene, Cioè, ci piace o non ci piace, lo ok, possiamo dire. va Questa è bene. l'Atalanta. Questo, ad No, esempio, è scherzo. l'Atalanta L'Atalanta fatta bella. della Premier League, diciamo, è il Bournemouth. Ok. Ora, tutta la simbologia che c'è dietro ad ogni stemma, È chiaramente fatica. noi non abbiamo fatto come il Vatecaressa, che ha fatto la sua Studiato ricerca, ha lo studiato e ha fatto lo spiegone. spiegone. Noi non siamo qui per questo, No. cioè noi siamo qua per Possiamo analizzare in dire che è una maniera. policy dei nostri video? Cioè è Sì, però vietato non ci googlare e googlano, wikipediare qualsiasi non ci è cosa. capitato Torniamo. in live che magari Sì, insomma ne mentre siamo guardiamo lì è il suo qualcosa. Perché bello, penso però. che alla fine il bello è che Tutto noi ciò. siamo curiosi, Esatto. cioè tanto quanto quelli che ci guardano. Quindi noi magari analizziamo un po', diamo il nostro Esatto. giudizio, ma siamo Assodiamo curiosi questa cosa. Noi e arriviamo qui ogni volta col nostro bagaglio Spartani, personale, esatto, con quello che personale. Con la ognuno nostra nella. ignoranza, ma al E tempo stesso ovviamente la commentate nostra. sempre, chiaramente, oltre a lasciare il like e iscrivervi al canale se non l'avete fatto, siete i soliti stronzi, sono io quello che lo deve dire di solito. Comunque, di base, chiaramente, commentate sempre con delle nozioni che ci Senza andare sfuggono. su Wikipedia, perché Senza, noi ecco, lo scopriamo quando uno accettiamo. dice: ma chiaramente il volto di questa donna non è una donna, in realtà, è un giocatore. Qua mi sono informato, coglioni, avevo paura di È Holland che si è tolto la Volevo che fascetta. qualcuno commentasse. In realtà, no, questo qua è l'unico su cui mi sono informato, perché volevo capire che Chi era? simbologia ci fosse. In realtà è un Niente. calciatore, e non capivo se questi qua fossero dei capelli lunghi sciolti o semplicemente un La colpo di testa. dinamicità. Quindi vi chiedo, voi che vi state andando su Wikipedia, questo qui era un loro calciatore che ha dato, penso, il simbolo al Barnemouth, che colpisce di testa. Ditemi se sono i suoi capelli svolazzanti o se invece vuole dare un effetto dinamico al colpo di testa. Boh, non lo so, con questa forma Ah, molto. ok. No. Piccola parentesi, Vai. andiamo poi ad approfondire il Bournemouth. Ora, io di questa squadra qua conosco zero. No, nemmeno io. Parte che è rossonera e quindi, per quanto mi riguarda, parte già somma. Sì.
E per lo stesso motivo penso che voi invece abbiate una leggera simpatia. Una simpatia, sì. No, mi fa strano che tipo dall'81 all'83 ciliegie. C'era il The Cherries, così. Ciliegie. E poi dopo scompare. Cioè, che comunque, c'è solo... ragazzi, quanto era figo. Comunque, era molto bello. Sembra, molto ricordo bello. Un po' la forma del PSG. Palle. No, ma anche il PSG però, ecco, la Torre Eiffel. Però no, non mi piaceva. Però effettivamente, ecco, stavo dicendo, è bello perché vai poi a capire... In quel periodo lì li chiamavano le ciliegine. Questo è bello. Le ciliegine. Cioè, magari loro erano strafieri di questa cosa qua. No, e forse poi, no. Cioè, all'interno del logo non c'è neanche scritto Bournemouth. Bournemouth. Qua. Bello dire Fiorentina. No, invece Bournemouth. Però The Cherries, A me piace tantissimo. Però. Allora, a differenza dell'Atalanta, piccola, è chiaro che il parallelo si fa da solo. Perché il logo ci assomiglia tantissimo. Mi piace molto di più come hanno reso il volto, perché non amo mai quando sono quelle onde un po' ondulate, ma fatte un po' in maniera amatoriale, e nell'Atalanta secondo me non sono troppo simmetriche, sono fatte un po' quasi a mano, sembra. Invece qua, quando vai bello dritto, dà l'effetto comunque capello, che ripeto, non so se sia capello, se sia dinamismo, però che secondo me è molto più sportivo e più applicabile rispetto a quell'ondina... Io posso concordare, ma c'è una cosa che mi disturba molto, cioè non lo trovo... coerente, nel senso, hai i capelli che sono rappresentati completamente. Non so se siano capelli, raga. Vabbè, no, non lo so. Comunque l'immagine è per metà completamente geometrica, e dall'altra parte invece hai un volto che deve rappresentare, no, tutto, cioè o lo fai tutto geometrico per me, o lo fai tutto un po' illustrativo. Non lo so, non ho questa cosa che io non faccio non un po' bastian al contrario. Ci sta. A me piace di più quello dell'Atalanta, sincero. È bello che si è creato questa sfida Italia-Inghilterra fra Bergamo e Parma. Allora, sì, stavo guardando. E poi se parliamo di capelli, io dico che sono capelli solo perché qua vedi che è tutto nero, scuro. Okay. E poi sembra questa qua che io sia un'attaccatura stempiata. Forse sono anche influenzato dalla cultura, nel senso che l'Atalanta io lo vedo tutti i giorni, forse ci ho fatto l'occhio. Però l'Atalanta rappresenta proprio quello che ti stavo dicendo. Cioè, secondo me l'Atalanta è stato tutto illustrato, no? Però, perché è tutto. C'è da fare un distinguo, però, secondo me. Se noi non sappiamo ancora se quelli sono capelli o cosa, già per me questo è un errore. Grafico. Sì. No, ma non lo sappiamo. Allora, secondo me, fermi un secondo. Vabbè. Secondo me c'è da fare un distinguo. Allora, il logo nel complesso, per me, nello stemma, diciamo, il Bournemouth è migliore. Ma secondo me, Cruyff si riferisce alla forma della dea e della stilizzazione dell'omino, diciamo, cioè, dell'elemento cardine, no? Dell'elemento umano. Ok, allora io posso essere d'accordo con Cruyff che per me la dea dell'Atalanta è fatta meglio di questo calciatore. Esatto. Secondo me, però, il logo nel complesso, perché l'Atalanta fa schifo perché ha dei font orripilanti. Vabbè, sì, ma arrivano con le spranghe. Vabbè, ragazzi, ma tanto ormai ci siamo abituati. No, nel senso che qua questo, sì, allora, io ragazzi, promosso, ragazzi, fermi un attimo. Possiamo mettere di fianco questo font con il font dell'Atalanta, quel 1907 in Arial del 33 avanti Cristo. Sì. Allora, bene, nel complesso questo logo qua figura molto puoi meglio di quello della vicino. Ma glielo mettiamo dopo in post produzione. Però oggettivamente, secondo me, cioè, voglio dire, il logo nel complesso per me non c'è paragone. Chiaro è che per me invece l'Atalanta la batte nella stilizzazione dell'omino. Per me questo fa quello dell'Atalanta un logo migliore di questo, personalmente. Comunque abbiamo creato un parallelo fra... Intanto non siamo d'accordo ed è la cosa più bella, perché è stato capito poco spesso. Si sta. Vogliamo prima dare un giudizio, vedere anche un po' di applicazioni prima di promuovere bocciare? Perché, allora, io ho inserito qua... le divise. Giusto, bello, mi piace. In Premier chiaramente avranno fatto, penso, ogni anno 1 miliardo di richiami vintage o centenario, tributi, eccetera, eccetera. Vabbè, prenderli tutte le ultime stagioni non lo so, non è neanche seguito, non ne so, abbiamo fatto solo di quest'anno qua. Certo. Quindi queste qua sono le divise di quest'anno, così vediamo anche l'applicazione dello stemma, come sta sulle divise. Applicazione negativa ormai che troviamo ovunque. Madonna. E poi qua facciamo già capire comunque che quando si va in Premier anche il Bournemouth comunque ci piscia sopra, sulla testolina. Sì, certo. Sulla testolina. Il tizio ha gli occhialini a cuore. Vabbè, molto hanno comunque USA, quella cosa molto, molto NBA, fresca, sì, che secondo me piace molto adesso alla nuova generazione. È una cosa che secondo me tira, questo stile fotografico, questo stile anche di modelli che sono i calciatori. L'ombra della palma dietro, sì, ragazzi. Vabbè, secondo sì, me è comunque la direzione. Poi vedi, metti anche dei, non so, sì, cioè non uso soltanto i calciatori, non uso soltanto delle modelle. Guarda che la scelta del... Beh, lì c'è molta attenzione al supporto. Questa sembra la campagna gold-blooded dei Golden State Warriors, dei playoff. Sì, guarda il bambino, la gamba del bambino a sinistra. Ah, sì. C'è anche una sensibilizzazione, molto magari. Sì, esatto, sì, certo. Quindi danno dei messaggi loro. Quindi no, certo. C'è molto, sono molto avanti, per me, a livello di comunicazione.
Poi le foto, queste qui le abbiamo trovate anche in Serie A, queste foto qua. Non è un discorso che là sono tutti migliori, no. Però comunque quando veicolano un messaggio lo fanno sempre con uno stile giusto, per quanto mi riguarda. E detto ciò, la maglia è fighissima. In Serie A ci stiamo arrivando, la Juve ci è arrivata un po' prima, con l'idea di snaturare anche le prime maglie, mantenendo ovviamente quello che è l'idea di originale. Però se vedi la prima maglia, loro hanno di base, credo che abbiano le strisce, la prima, hanno le strisce orizzontali, verticali, e sottili, qui le rompi, tuoni, lampi. L'anno prossimo avrà un'idea similare, però ci stiamo arrivando adesso. Noi, se per sbaglio le fai un po' più sottili, ti rompono i coglioni. Comunque Umbro è un bello sponsor tecnico a livello di visual. Per me, ad esempio, la prima maglia non mi piace, ricorda molto il vintage anche. Sono bravi, sì, sì, non ci sta. Comunque, quello che vi cercavo di far vedere, poi chiaramente la foto magari qua è un po' sgranata, ma quando poi lo applichi in negativo, a me piace molto di più quando il capello, vedi che capello o dinamicità, è bello dritto, piuttosto che quell'ondina lì che mi fanno un po' l'aria proprio amatoriale. Per quello dico che è superiore, capisco, come applicazione, più solido, in questa situazione qua. Più solido, più sportivo per quanto mi riguarda. Nel complesso, io faccio già fatica, perché il pallone sai che non mi piace tanto quando c'è quel pallone lì, però come è strutturato il logo a me piace, cioè secondo me è un logo che va bene. Stona un po' il pallone per quanto mi riguarda, lo preferivo quando usciva. Bravo, perché mi dava più coerenza con le altre linee. Giudicare i primi è sempre difficile, nel senso che dopo pensare a tutto quello che viene dopo. No, io ti dico, provo sempre a giudicarli prendendoli singolarmente, dimenticandomi quasi di quello che ho visto prima. Motivo per il quale poi si animano anche i dibattiti, no? Perché ci dimentichiamo quello che dicevamo prima. A me questo non piace. Cioè, mi aspetto di più da un club di Premier League, cacchio. Il discorso mio è molto semplice. Prova a fare come ho fatto con la Serie A. Io guardo anche il percorso. Da 72 hanno fatto quel logo lì e l'hanno mantenuto comunque coerente, tranne quella parentesi in cui erano le ciliegine, e l'hanno per me portato dove volevano. Cioè, è più moderno... Occhio, perché lì a volte quando tocchi i tifosi sono peggio dei nostri. Spero che loro magari vogliono pulire, ma lì i tifosi proprio fanno le rivolte, fanno la raccolta firme. Ci sono molti loghi più avanti che arriveremo che sono dovuti tornare un po' indietro perché i tifosi sono impazziti. Certo. Loro sono molto legati alla tradizione. Con la Premier League, che cazzo. Quindi abbiamo un logo storico. Era comunque un logo già fatto bene per quanto mi riguarda negli anni 70. Funziona che oggi lo promuovo perché comunque il font mi piace, la composizione mi piace. Stona un pochino il pallone, ma sti cazzi. Sti cazzi. Di base, tu bocci? Io boccio. Anche io lo boccio. Bocci, Cam? Promuovo. Promuovo. Matti? Boccio. No! Bocciato. Partiamo proprio così. Ragazzi, è Premier League. Ma poi non sappiamo gli altri. Cioè, io li so, voi no. Io ammetto che ho votato viziato. Cioè, non mi sentivo di farlo perdere. In realtà, ci ha pensato Matti in realtà. E quindi ci sta. E ora andiamo... a quelli che hanno appena perso forse una Premier League tanta dominata roba. Fino ad oggi, piangere. Poveretti. Mi viene da piangere. I Gunners, poveretti. Io qua mi inserisco, ho visto l'altro giorno l'applicazione di una divisa solo col cannone, sono diventato matto. Ce l'hanno mandata su Instagram. Facciamo subito l'applicazione della divisa, perché tanto il logo, per chi ha visto il video su Caressa, abbiamo già commentato abbastanza, l'abbiamo chiaramente promosso. Mamma eccola qua. Mia, ragazzi. Porca troia. Che spettacolo è questa. Ma che cazzo? La perfezione? Sì, siamo vicini. Questo secondo me è anche perché poi la perfezione. Siamo vicini alla perfezione. Anche perché poi non è facile stilizzare un cannone. Noi lo diamo per scontato. Lo diamo per scontato, ragazzi, ma guarda che stilizzare un cannone non è mica una roba. Anche la maglia nera così col logo oro, cioè proprio cattivo. Ti posso dire di più, per me c'è margine per fare ancora meglio qua, sul logo. Cioè, io mi immagino il logo del cannone negativizzato bianco, mi richiama molto di più il concetto della maglia. E per me è ancora più figo. Io non so dirlo, però perché ragazzi, mi piace talmente tanto. È 9 e mezzo, me. Sono 9 e che mezzo più. Avevo il tappetino del mouse fatto così io. Ma e ragazzi, quindi ho avuto l'infanzia vedendo quello stemma lì. In quello nuovo, non so se sia un problema del monitor o roba del genere, non mi piace troppo l'accostamento di quei due colori. Colori. Non capisco perché. No, sempre avuti. No, perché lì sotto c'è un rosso e un rosso più scuro. Qua sono un rosso e un viola. Magenta. Posso dire che a me invece questa cosa piace tantissimo. Ci può stare. Quindi pulito, guardate da dove si partiva. Cioè si partiva proprio dai disegni. Dal disegno. Dal progetto. Poi avevano le rose avevano come all'interno delle rose, mi ricordo. Comunque stemmi iper araldici. E lo richiamavano. Hanno fatto delle maglie celebrative con quei vecchi stemmi. Quindi non è che una volta che uno cambia, butta nell'umido e porta a smaltire. No, lo tieni lì, nei cassetti, ogni tanto... tiriamolo fuori, che comunque è figo e serve anche molto per vendere. Quindi la nostalgia non è sempre soltanto la storia, ma anche proprio per vendere di più.
E poi però una certa hanno detto facciamo un bel passo avanti. Per me la forma è molto bella, ma è meravigliosa, è molto bella, è uno scudo fatto bene, super, non è moderno, super moderno, super moderno, è meraviglioso, e il fatto che il simbolo tocchi la cornice mi fa impazzire. Il font per me è perfetto. Beh, il font, ti stavo dicendo, guarda quel font lì fatto nel 2000, è clamoroso. Cioè, sta da dire, l'hanno contestualizzato benissimo, solo boh, non so che dire. Sta bene anche da solo quel fondo. Comunque, ragazzi, io guardavo un pochino bellissimo. Loro in generale nella storia. Sono sempre stati. Torno dietro un attimo, Camo, scusa. Sono sempre stati molto innovativi. Anche c'è questo gotico del 49-94. È comunque un gotico non banale. No, per me questo qui siamo nel livello forse più alti. Forse possiamo dire che forse siamo tra i migliori loghi di calcio al mondo, questo. Perché poi puoi fare questo. E questo è il discorso che per me... Hai cazzo ridere il coglione là dietro. Secondo me quando puoi fare questo vuol dire che sei nell'Olimpo. Cioè, dai. E sei tu. Sì, è fantastico. Che hai messo il camion. Andiamo avanti però. Camel. Però era... esatto, era questo che ti dicevo prima. Quando dicevamo le foto, no? Cioè, qui c'è un'idea che... Però ragazzi... Certo, il Barnabout non è che è povero, allora, non è che è povero il Barnabout. Però io sto dicendo proprio, non possa permettersi di fare uno scenario proprio così. A livello di idee. Cioè, guarda i calzini. Quando se lo permetti, perché comunque è uno shooting alla fine. No, è vero. Cioè, quante società qua in Italia, adesso non voglio fare il populista del cazzo, però quanti accetterebbero... vedrebbero di buon occhio una comunicazione un po' di questo tipo qua, che ammazza un po' lo stereotipo del maschio bomber eccetera eccetera calciatore. C'è un sacco di campanilismo. Molti... ti prendo, se lo fa l'Inter, esatto, dico, calzino, esatto, Lukaku, esatto. Cioè... siamo ancora a quella fase lì noi. Questa qui è una maglia tributo per la Giamaica, non mi ricordo se sia di quest'anno qua o no, ma io inserisco perché a me piace quando comunque loro trovano dei, comunque delle leve di comunicazione, fanno delle maglie magari edizione limitata per qualche... Quella rosa è meravigliosa. Tributo eccetera eccetera. Rosa per me è fantastica. Ma ragazzi, ma è anche una di fare, ma ragazzi, ma un po' di City Edition. Anche perché loro mi danno le rose, mi sembra come nello stem, ma queste qui, vedi che le richiamano poi nella maglia, non è tutta rosa, ha quel dettaglino lì. Guarda come per me è fantastico. Sono proprio queste cose, anche il dettaglio, la cura del dettaglio, queste cose fanno la qui spendi 120-150 euro. Beh, guarda, aspetta, così, questa qui ancora a livello superiore, no more reds. Questa qui è un'altra maglia fatta contro la violenza. Quindi tolto il tuo colore. Cioè, ora, prova a pensare se da noi togli i colori sociali. Boom, impazziamo, non esiste il nostro colore sacrosanto. Qua l'hanno tolto. Ed è la maglia fantastica. Bellissima. Perché poi ci fai la leva di comunicazione. Dai, corretta, è giusto, cosa... è stupenda. Larsen per me... questo è un progetto curato a 360 gradi. Top tier come niente comunicazione. E ti fa capire la potenza di una maglia da calcio. Sì, è vero. E comunque ti fa capire, secondo me, anche la potenza del marketing in generale. Certo, intendo maglia da calcio per dire comunque come mezzo di comunicazione. Con questa maglia qua, forse è il senso forse più potente. Sono d'accordo, ti sto dicendo molto più degli slogan del cazzo di cui ci riempiamo la bocca in Italia. Assolutamente, no more reds. Cioè, bellissimo. Tu sei rosso come colore e ti togli la tua identità per dare un messaggio. E metti il messaggio davanti a quello che sei tu. Per me è fantastico. Chapeau. Non parlo neanche di quanto è elegante come maglia, perché... è tutta pulita, ma comunque quando il logo questo è fatto bene è da cerimonia, è fantastica, è stupenda, sì. Questa è fantastica. Io questa qui le promuovo tutte, paradossalmente la più brutta è la prima, ma non sì, questa non mi fa impazzire. No raga, è elegantissima, però elegantissima. Sì, a me la prima maglia non mi fa impazzire dell'arcia, però per il resto è stupenda. A me una ragazzi è freschissima questa, è proprio clean, mi piaceva di più quella. Non vedo l'ora di vedere da noi. Forse il Milan è quello che l'anno più prossimo. Può pensare di fare una campagna l'anno simile. L'anno prossimo arriva Rosa, non ti preoccupare. No, ma ha comunque, secondo me, quella mentalità del Milan. Anche come giocatori li vedo molto più... swag. Più freschi verso i giovani, proprio come stile che hanno. No, indubbiamente... promosso, chiaramente, a pieni voti. Ma c'è ancora tempo. Dai, ragazzi. Aston Villa. L'abbiamo parlato. Roba fresh. L'abbiamo parlato, fatto sì. Proprio quest'anno. Che ne pensate? Mi ripeto, per chi non ha visto i TikTok, eccetera, eccetera. Sì, perché tra l'altro questo su YouTube non l'abbiamo mai trattato, l'abbiamo trattato solo su TikTok, quel TikTok a suo tempo. È fondamentale per apprezzare il rebranding dover guardare la storia di questo club, indubbiamente. E visto così, a me è un rebranding che non è piaciuto, ma perché nella mia testa il leone rampante in un cerchio rotondo è il Chelsea. Esatto. E non sarà mai la Aston Villa. Ma soprattutto, secondo me, anche per lo stemma comunque che avevano prima, cioè, secondo me funzionava. Cioè, tu lo vedevi e dicevi Aston Villa. A me piaceva. Qui sembra... Sai che cos'è? È che partendo da, come dici giustamente, partendo da questa base di scudo, di arazzo, diciamo quasi, no? Di standard. Era di standard, esatto.
uscivi dal concetto del duplicato del Chelsea, invece adesso ci sei dentro fino al collo. E soprattutto l'hai dovuto specchiare proprio per evitare quella roba lì, identico, perché non è mai stato, tu hai cambiato la storia qua. No, è stato all'inizio in realtà, il primo era proprio da quella parte, però in ogni caso eri passato a quello che guarda a sinistra, solo che facendolo tondo hai dovuto comunque per forza ribaltarlo, secondo me. Avevamo fatto l'esempio che comunque giustamente loro dicono siamo prima noi quelli ad aver avuto questa immagine qua, però quando uno fa un rebranding, abbiamo detto, guarda al futuro, e secondo me deve guardarlo nelle condizioni attuali e non in quelle magari di 100 anni fa. Cioè, secondo me marketing se di successo oggi guardi chi è più conosciuto nel mondo come immagine fra Aston Villa e Chelsea, purtroppo per loro il Chelsea oggi secondo me è 10.000 volte tanto. Poi la storia ti dice Aston Villa, però in realtà il mercato ti dice Chelsea. Quindi, quando fai un lavoro di questo tipo qua, per me devi pensare che per il mondo sarei sempre la brutta copia del Chelsea, per quanto mi riguarda. Poi, il lavoro di grafica non è fatto male, ma perché è comunque tu hai preso la tua storia, che è questa qui, e l'hai chiaramente reso moderno. Dai molto l'area di essere... dicevano molti un po' stoccone, cioè i loghi un po' che trovi di FIFA quando non hai le licenze. Perfetto. Io preferisco forse anche come colori, forse quello che avevano prima. Indubbiamente. Il vecchio leone si perde un po', magari forse nel circolare, forse si perdeva un po'. Forse si perde un po' il giallo assolutamente. Però mi piace molto, mi piace la forma del leone. I colori di adesso a me piacciono molto, A me non fa impazzire, raga. Non mi piace il giallo, mi piaceva molto di più il giallo di prima. L'azzurro non mi fa impazzire, mi piaceva di più l'azzurro di prima. L'azzurro di prima quale però? Tra l'altro l'Aston Villa, allora, l'Aston Villa per me aveva un vantaggio enorme in termini di colori perché era veramente tanto inglese. Secondo me sono d'accordo pienamente con Green, nel senso che questo azzurro qui e questo giallo qua sono per me 100 volte più caratteristici e più iconici di quelli che sono dati. Penso che abbia un significato. La stella non la vedi più lì, Fai fatica. No. Io lì mi chiedevo il perché di quella stella bianca, perché risaltava, lì la perdi. Poi come composizione chiaramente è molto meglio questa che a VFC prepared, non so che... Guarda, ti dico, sono molto contento del fatto che lo stiamo criticando tutti, perché comunque secondo me ogni tanto siamo passati, forse non compresi al massimo, per quelli che vogliono solo la perfezione grafica. In realtà questo è un logo che tecnicamente ha una perfezione grafica di costruzione ed è un logo perfetto. Forse troppo pulito. Però il problema è che qua dopo ci sono tante altre cose che devono essere valutate, e quindi la realtà dei fatti è che non basta la perfezione grafica per dire ho un bel logo. Con il richiamo di una tradizionalità, per me... emuli il Chelsea di oggi purtroppo, e secondo me sei veramente troppo pulito, senza contare il fatto che per me questo logo comunque nasce anche da una stronzata immane, che è per me il fatto di far votare nel sondaggio i tifosi. Cioè per me la cosa fondamentale è che tu devi ascoltare tantissimo i tifosi e la cultura, devi ascoltare tantissimo i tifosi e la cultura, ma non puoi far votare il logo a delle persone che non... Tu devi fare una proposta al massimo di logo e andare a discutere di quella, ma non puoi far votare, cioè che cosa può sapere un tifoso di dire preferisco questo logo piuttosto che un altro? Cioè proprio a livello concettuale, a prescindere dal fatto che poi l'altro non me lo ricordo manco e magari era più brutto di questo qua, non metto in discussione quello, però proprio è il principio che è sbagliato, cioè hanno esasperato il concetto di confronto con il tifosi facendolo votare, perché comunque chiaramente fa engagement, fa community eccetera, però secondo me c'hai degli obiettivi, però esatto, non fai neanche capire il lavoro che magari che c'è dietro alla questione del perché logo, tu perché dici guarda questi due schizzetti che ho fatto, scegli quello che vuoi, tanto gli dai sono uguali, due opzioni, gli stai dicendo io in questo tempo sono riuscito a prepararne due, invece ti devi concentrare sulla preparazione. E passa anche per uno che fa le cose approssimativamente, esatto, cioè in maniera approssimativa, perché comunque è importante quando cambi la tua immagine, cioè non puoi buttarla così in cacciare e dire dai scegliete, vai, se la cambio vi va, cioè vuol dire che non hai un progetto dietro serio. Uno dei due uguale, serio. Per noi è uguale, tanto scegliete voi, uno dei non due non è un identico, progetto serio, cioè no, quando tu cambi un logo vuol dire che stai cambiando la comunicazione, stai cambiando il tuo obiettivo, il marketing, stai cambiando tutto, dovresti avere già pronto quando esce fuori il logo, dovresti avere già pronto tutto il piano che hai di investimenti, ricordiamo che dietro al logo ci sono tutte le applicazioni, le pannelli pubblicitari. Qua c'è il logo vecchio, ad esempio. Quest'anno qua c'è ancora il logo vecchio. Ci sta. Dall'anno, non so quando entrerà in vigore. Me ne dispiaccio del fatto che ancora non. Secondo me. Poi
Poi con l'applicazione funziona che funziona meglio, come applicano adesso i loghi, belli adesso grandi. Quasi tutte le squadre applicano i loghi con tipo incollati, sembra tipo di plastica, esatto, incollata, sì, in quel modo lì, giochi anche sul rilievo, anche Milan ce l'ha in quel modo lì, e sono figli, per me era belli, era bello. Queste sono le loro, queste digne, idolo. Sono le loro applicazioni sulla maglia. Secondo me questa colorazione qua era molto carina. Anche per me. Sull'applicazione. Poi sono d'accordo che un po' si perda il leone sì, giallo su azzurro. Però bastava forse aggiustare un po' il gradiente o fare qualcosa di simile. Questo per me cambia un po' tanto. E sì, vai a riprendere il passato. Boccio. Anche per me. Sempre per il discorso sul Chelsea che facevamo. Matti? Me fa cagare. Bene. Anch'io lo boccio. Bene. Andiamo avanti, quindi tu cambi bocci? O lo promuovi? Sì, sì, io ho bocciato nel complesso. Promuovo la grafica, ma comunque devo bocciarlo, okay, per l'idea che abbiamo fatto sul Chelsea, sul parallelo, giusto, e sul fatto che non ci piaccia più l'identità che ha preso. E tra una cosa e l'altra, due bocciati in promosso. Avanti. Oh. Ora qua siamo Brentford. Il Brentford. Squadra che ammetto che ho conosciuto solo perché ha tesserato Eriksen l'anno scorso, non sapevo nulla di loro. Non so niente di loro. Niente di zero. Niente. Zero totale. Posso dire che è molto rugby questo logo, e forse mi piace per quello, da ex rugbista mi piace da morire. Perché dici rugby? Perché è molto... Mascotte, cioè, tanto di base il rugby ha una cultura inglese elevatissima, e nel rugby c'è molto la cultura della mascotte inglese, appunto, molto tirata fuori, e questo mi piace veramente tanto. E ti dico anche che lo stile è totalmente diverso tra ape e contesto esterno, in questo caso mi attizza. Non a me piace molto, anche per me è bella. Me è molto bello questo logo. Molto bello, molto molto originale. Quello del 72 sembra una cimice. Sì, è vero, sembra tipo, sembra i mosconi, perché sai, un tafano. I tafani, bravo. Un cazzo di tafano del Brentford. Ciccio tafano. Infatti sono detti i tafani i giocatori del Brentford. Allora, Brentford, come i tafani. È un'altra squadra di cui ho letto un attimino. Vabbè, per ci sta. L'ape. Ah, tu sei il presentatore e poi Wikipedia. Ma no, ma giusto anche per curiosità mia, perché comunque secondo me è giusto anche capire certe cose per capire uno stemma se funziona o no, perché... Che bello delle scimitarre. Qua non c'era, qua c'era, poi è sparita. Che cacchio vuol dire l'ape? Perché l'ape? Sai, ogni tanto uno dice, ma perché lì coltivavano? No, in realtà semplicemente perché c'era un coro sbagliato, okay, dei tifosi verso un giocatore... E sembrava bis, 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 invece era BS, non lo so. E un cronista aveva segnato bis, da lì in poi piaceva, cazzo, le api, figo. Sono diventati le api. Questa è la leggenda che ho letto. Poi Caressa ci corrigerà, sempre citando voi. Scomodiamo. Che scomodiamo sempre i nostri. Se sbaglio vi corrigerete. Sua santità. Sti cazzi. E... bella questa ape dell'89, figa. È una pizzeria Brentford. Comunque è anche particolare come hanno disegnato l'ape, cioè tipo le ali, eccetera. È fantastico, bellissimo. Non è povera di dettagli, ma no, ognuno ha il respiro giusto. Molto. Non so quelle curata, simmetrica. Io non so se la applicano anche solo l'ape sulle divise, potrei impazzire. Potrei impazzire, non lo so. Comunque la composizione, come vedete, non ho mai visto la partita del Brentford. Ormai siamo sempre su questa situazione qua. Anche questa è recente. 2017. Beh, comunque 2023 era merda. L'applicazione ormai che va per la maggiore è questa qua, ne vedremo una vagonata da qui in avanti, sì, perché la più comoda, esatto, per l'applicazione sui social. Però quanto è clean, dai. È molto clean, bello. Hollywood mi fa straridere. Hollywood fa cagare. Che schifo, mi fa straridere perché c'era la marca l'Hollywood. C'era quella marca lì. Oh cazzo, ma che anni era? Ma non era proprio ieri, se l'aveva, secondo me. Ma era l'ultima parte dell'Hollywood. No, dico Sweet Years, dico l'Hollywood. Ma è questa? È il locale dove andava Bobo Vieri. È questa? Secondo me c'è una foto di Bobo Vieri. Perché assomigliava un po' alla stella. No, Hollywood Bets, sarà qualcosa di calcio scommesse. Ah, è vero. Un sacco di squadre hanno sponsor di siti di scommesse. Però qua è bello. Ma vogliono renderli illegali, non mi ricordo da che parte... La marea, mi pare che sia... Questa è una bella chicca. Hai notato? Questa è una bella chicca. Hai notato? Sto aspettando che... Stavo guardando se Vieri aveva una foto con la maglia. Sì, guarda cosa si gode. Sì, ma lo stemma è quello vecchio. Stemma vecchio più e l'ape nel colletto. Ape estrapolata nel colletto dietro. Se quindi se gode. E se uno non se ne accorge, passa uno e gli dà un po'. Scusa, ciao. No, bello, bello. Bar. Bellissima. Allora, questo ti dà due cose. Uno, questo qui era comunque fatto benino, clean. E quindi se lo fai clean, guarda come clean. Basta anche appiattirlo sulla... comunque per già perdere la sua dignità. Clean. Poi non è un logo fantastico, però clean, però sta benissimo e funziona bene.
Poi l'ape strappolata è figa. A me piace sempre questa cosa qua. Sarò ridondante nel dirlo, ma è Bella, fantastico. bella, bella. La maglia quindi per me è molto bella così, eh. Sì. Bella Mamma mia, che idea. peccato quello sponsor di merda, ragazzi. E Mi dà un Paolo mi fa stradire. fastidio. Infatti, guarda, sta proprio male, secondo Poi me. c'era la felpa con le stelline, era dell'O, no, era della Sì, Rams, questa non mi forse, la piace felpa con neanche la le stelline. maglia in sé proprio. Questa Mi fa magari sì, impazzire. forse è figa nella foto, ma poi se tu la compri, Non insomma, un so. po' Boh, sì, questa mi. trash. Comunque promuoviamo a pieni voti anche Io lo questo qua, promuovo il bel, brand bel forte. progetto, molto Questo al moderno. momento mi fa veramente impazzire, veramente Sì, bello. il logo è bello, la mascotte è bella, il Dai, logo è poi clean. è clean, è clean, è clean. Nel frattempo è andato in attenzione, pausa la PlayStation. Però vi aggiungo anche questa chicca qua, perché hanno fatto queste maglie qua, non mi ricordo Tatuaggi? se sono da allenamento, se sono, comunque sono maglie di quest'anno qua, fatte in Beh, richiama chiave ODP is your love, brand richiama il forward. tatuaggio, chiede quanto è profondo il tuo amore, secondo me è collegato, cioè, vabbè, Certo, non so, può essere, non può so, essere mi piaceva mai. comunque questa applicazione qua col logo Più che altro inserito perché è all'interno di originale, cioè contesti non. molto vintage, Cioè, molto fino a tattoo. dove ti spingeresti per l'amore della tua squadra, no? E ti danno vari esempi di applicazioni a livello di tattoo, Sì, di. quando ho trovato applicazioni particolari per me è figo inserirla No, perché fighissimo, dai, secondo me fighissimo. dai, No, comunque bello, bello. sono Mi piace molto. chicche, sono chicche, Sì. ecco. Quindi promosso a pieni voti anche questo qua. Bravi, bravi, bravi. Yes. Oh, deserbismo. Questo è un po' sfigato. Questo è un po' Posso dire sfigato. che qua, secondo me, si spezza una gigantesca lancia in favore del Modena. Perché per me, a livello di mascotte di merda, il canarino se la gioca con il Col gabbiano. Ma gabbiano. il canarino del Modena Il è di povero un'eleganza gabbiano. spaventosa, secondo me. Invece qui il gabbiano è un po' più sfigato. Sembra Cioè, proprio. ora non voglio dire, però negli anni 80, questo qui forse è anche cucito, vabbè, però mi sembrava un pelo Aggressivo. più figo, no? Più Allora, carino. l'occhio tondo non aiuta, cioè No. proprio. È proprio sfigato, la gabbianella del Non gatto aiuta. sembra. Che tra l'altro Detto ciò, sono ma poi è passati dai cambiato, esatto, delfini dal a. delfino al. Vabbè, Comunque perché sono adesso sul mare. sono sul mare, sì. Ma poi Abercrombie & Fitch, così. No, Cosa? scherzo. Ah. No, BL. No, È vero. io ti posso dire, non lo so. No, Parlate voi, un attimo ci penso, devo pensarci, dai. allora ti dico, No, allora, perché io ero secondo me. arrivato qui convinto del fatto che il logo del balletto non mi piacesse. A te ti ha ammazzato vederlo così. Non è che vederlo, forse anche il nostro No, commento sai, lo sarebbe vedi stato. sempre. No, non lo so. Secondo me è un po' il fascino della Premier, Allora, però. il gabbiano per me, a differenza del canarino, lo devi fare volante. Sono Perché d'accordo. il gabbiano svolazza. Il canarino hai anche un'applicazione nella vita Però reale, che il perché il gabbiano te canarino. lo immagini così, Sì, però tronfio su uno un scoglio. gabbiano tronfio e tante altre cose. Un gabbiano in volo è un gabbiano, punto. Certo, Quindi il certo. gabbiano lo devi fare in volo. È meno sfigato rispetto a quello dei primi anni del 2000 o del 98-2000, secondo me, che era ridicolo. Però fai Sì, anche quello fatica, sembra che gabbiano. secondo me, a rappresentare. Cioè, un gabbiano aggressivo, poi rischia di Specialmente ti guardo un rappresentare gabbiano. un'aquila Per me non deve diventare brutta. aggressivo, però ti dico, questo qui è strappolato, è figo. No. Ah, non lo so, non C'è lo la so, mascotte, non è devo forte, se secondo no. me non è Bravo. forte. Per quanto possa avere fascino, perché comunque si discosta un po' dallo stile. È molto rilassante, Secondo secondo me, me come dobbiamo essere colori, bravi a non come. cascare nella trappola della Premier, perché la Esatto, Premier di è molto base applica meglio. sempre tutto comunque Sì, pulito è e vero. dignitoso, Però se. però se caschiamo nella trappola rischi di È approvare di vero, tutti, ma questo in realtà, come dice Camus, guarda l'ape di prima, o il cannone, cioè se è vero. Sì. tu estrapoli la mascotte da sola è una bomba incredibile, se tu estrapoli Sì. sto gabbiano qua No, è ti vero. Lo viene sto da immaginando da piangere. solo su una magliettina. Mi dà un po' l'aria di No, essere un po' infatti non sfigatino. è. Però. Però secondo me non puoi. Cioè, secondo me dipende anche dal carattere della squadra, non so come dire, dalla filosofia. Cioè, se loro sono Ma tipo. sono tranquillo, devi rompergli il Hai cazzo. Lì capito? sono zero. Vanno sul mare, vanno a Cagano pescare. in testa alla gente. Cagano in testa alla gente quando gli va bene. C'è De Zerbi che può fare l'uscita Quest'anno dal Brighton sta basso. cagando in testa a tante gente, Vedi? quindi vedi, visto così a Però me visto piace. così è bello, Ma Cioè, bello. no, a me piace visto così. Quindi io sono arrivato col fatto che a me quello del Brighton a me piaceva, però te lo bozzo perché ci saranno sicuramente mille applicazioni migliori di quelle Mi fai rivedere del il kit gabbiano. un attimo? Adesso andiamo a vedere il kit così possiamo pensarci un po'. Guarda Ci che per prendiamo me un non è attimo male, eh. di. Il becco che ti No, riprende il no, colore a me del non della dispiace, no, Nike. non lo so, dai, vai avanti. Allora, Mi anche piace di questo. più nero, eh. Tutto nero, C'è cromato. troppo bianco però. Non capisco perché utilizzano un'applicazione in negativo sempre su sfondo bianco quando alla fine potrebbe star bene anche sulla maglia Tiffany, eccetera, eccetera. Oppure fare il contrario, fare il nero ma col gabbiano azzurro, non lo so. Non mi piace troppo l'applicazione bianca così, Mi avete vero? distrutto perché ero quasi. No. No, ero sereno su questo, ti dico la verità. E invece non mi piace, cioè non mi piace più. No, non ti piace più. No, allora vedo tanto nella negativo, tu dici a me piace di più. È vero, a Qua primo no, impatto qua sì, no, qua no, qua però per c'è niente. tanto spazio bianco. Qua Nel per niente, negativo sì. risalta molto di più il bianco.
vedi che il blu non lo vedi quello spazio vuoto, sembra un gabbiano che vola nel cielo. No, è quando ti presentano l'amica barra amico, ti dicono è simpatico. Secondo me questo qui è simpatico, non è fighissimo, cioè non è la creme della creme, è simpatico, non mi sento di metterlo promosso. Lo perché ah ok, lo voto. No, io lo boccio, no, ragazzi. Ma perché è simpatico, è rilassante, ma non mi fa impazzire. Cioè, se mi dovessero regalare la maglia del Brighton, sai cos'è che mi fa impazzire questo logo? Il fatto che comunque può essere reso mille volte diversamente. Secondo me puoi dargli un po' che anche fargli un altro stile, un altro qualche, stile, un po' no? le ali fatte un pelo di più, un sì, po' più, sì, un sì, po' dai, più dai, spesse dai, le linee, magari la faccia non troppo stupida. Tra quei mille modi ci sarà uno migliore di questo. Faccio una fatica a giudicarlo perché ero partito con un'idea diversa. Anche io uguale identico, quindi sono veramente spiazzato. No, tu devi pensare alla tua. Ma se ti piace, non è che c'è De Zerbi fuori. A me piace l'idea del arriva De Zerbi vestito finanziere. Il gabbiano che esce dal cerchio, quindi mi dà l'idea del gabbiano libero che svolazza nel cielo. E a me è quello, mi piace il concetto. Ma non è una questione di piacere o non piacere, secondo me, ma una questione proprio di, a livello tecnico, non mi piace come è disegnato, ma nel complesso non lo vedo così. Non mi piace, non sto capendo e non mi piace, non capisco. Come fa ridere che stiamo parlando a mezz'ora del gabbiano del Brighton. Cioè, questo contenuto solo noi lo possiamo dare. Sì, esatto, non esiste solo una... noi. Ma è un gabbiano primitivo. Per i pellicani, perché ci arroveriamo, cazzo, sembra che stiamo parlando di vita o di morte. Uno normalmente dice oh fa cagare il gabbiano, che non è figo. In realtà noi stiamo provando a dare una dignità a questo gabbiano che inizialmente non sembra averne troppa, quindi per me è simpatico. Io lo ma rispetto molto, lo rispetto se tantissimo. Lo bocciate tutti io lo promuovo per mettere un pallino verde. Io lo boccio perché è un po' sfigatino, lo vorrei sempre tenue, sempre così, un pelo però più arzigogolato che possa essere figo anche strapolato. Così non lo è, fine. Lo promuovo perché lo provavi seriamente? Allora, occhio. Beh, boccio. Edo. Dai, Edo. Io... Vivere o morire. Non mi guardare. C'è De Zerbi con la paletta così. Mica... Frate, io devo fare... Io ti dico, io lo promuovo. Non lo so. Ok. Io bella. Questa... Allora io promosso. Lo promosso. Perché non può essere promosso. Ok. Giusto. Dai, ragazzi. Va bene, ci perfetto. Ma infatti io... 3-2 per me è il giusto compromesso. È il giusto compromesso. Ecco, a proposito di stili grafici, questo qui per me ricorda molto lo stile dell'Arsenal. Fatto in un altro contesto perché utilizza comunque più colori, non è così piatto, come vedete c'è l'oro, pieno di ombre poi, c'è l'ombra, luce e ombre così. Però raga, questo fatto nel 2005 per me è clamoroso. È clamoroso? Sì. È bello? Sì. E tantissimo. Per me questo qui è proprio il mi massimo, impazzire, è il bellissimo idea di Premier pupilla, League. È bello tra l'altro perché lo puoi usare sia per la squadra di calcio che per quella di volley. Sì, il pallone lì, però preferisco, io ho sempre detto, preferisco quello a quello esagonale. Certo, perché è più storico, è più figo, è più vintage. Fantastico. Però a me l'idea che ci siano tanti colori all'interno, ma che sia clean, mi dà proprio l'idea di Premier League. Bravo, sì. Perché comunque c'è l'oro, c'è il rosso, c'è il blu, c'è e il bianco, c'è l'azzurrino dietro. E non è la lucentezza, quella rarefatta del PSG, non capito? È il gradiente. È graficamente reso. È proprio pulito alla perfezione. Bello. A me piace. Poi comunque un leone atipico, cioè ripetiamo sì, quello del 63. Hai fatto il tuo leone, cazzo. Richiamo questo qua, del bravo, 53, sì. Quindi comunque è un leone, cioè è quello, lo vedi. Allora quello. Però stilizzare le basette di quest'uomo. Il basettone di quell'uomo. Io farei un rebranding, farei una basetta gigantesca. Tramviere. Sembra Polar Express. È un grande. E... io voglio lui nel prossimo logo, ragazzi. Lo boccio perché voglio il tramviere. Voglio il tramviere. Voglio il rebranding col tramviere. Da dove... nei commenti, ragazzi, nei commenti lui è Sir Jonathan Leveston. Chi vuole della stazione di Charles. Chi vuole, chi vuole il rebranding col basettone nei commenti lo faccia subito presente e faremo il rebranding ma col basettone. Matto. Ah, tu lo fai però. No, tutta la vita. Non si fanno rebranding questi qua da Premier League. Io ho avuto il rebranding del basettone. Frate, zio cane, puoi fare io faccio fatica a sbloccare l'iPad. Non esiste challenge per questa. Ragazzi, il basettone. Nei commenti tutti quelli sul mio carro del basettone. No, li voglio. Se arriviamo a tot like, il prossimo talk lo fai con i basettoni. Metti la posta. Dai, lo fai. Con il basettone. Dipende, i like devono essere tantissimi. Tipo 3000. Ma quanti abbiamo presi nell'ultimo? 2000 è il massimo. Ah, 2000 massimo? Ma ragazzi, 2000 sono pochi, molto. 3000. A 3500. Ti fai il podcast con una basetta? No, ma non mi viene così. Ma non mi viene. Basettone. No, hai la barba. Ti faccio una basetta. A 3500. Io faccio...
io faccio le storie e ci metto dei soldi per spingere. Io faccio una basetta. Cos'è una da questo lato no. Prince. Prince. A favore di camera. Esatto. Prince. Allora, comunque, oh, basta che si faccia la barba la mattina del podcast. Allora, e poi la allora, la fissa, allora, la faccio, ma la fisso io. A 3500 like. Faccio il prossimo. Faccio il prossimo. A 3500 like faccio, mi faccio il basettone. Te la rifai subito. Intanto sei online. Di Mr. Basettoni. A 3500 like mi faccio il basettone. Se lo fai, se lo fai, a parte che sei il mio idolo. Ti faccio una foto e me la tengo nel portafoglio. Mezz'ora di gabbiano e 40 minuti di basettone del sì. Sir Livingstone. Questo è il trailer del video, raga. E poi se qualcuno che è su Wikipedia ci dice che è quel 3500 like, voglio fissarla alta. E senza baffo, chiaramente. Devi essere come quello di Pirati dei Caraibi. Come si chiama? Faccio la basetta che si collega al baffo. Esatto. Otto von Bismarck. No, deve essere tipo quello di lui. No, lui. Vi faccio quel cazzo che voglio. Basta che ci sia il basettone. Va bene, fine. Ok. Lui. Facciamo una cosa. Sto ridendo come un deficiente. Ah, voglio. Dobbiamo chiudere. Tanto la copertina gli devi mettere il cappello. Esatto. Il basettone. Okay, mi metti il basettone. Voglio. Allora, torniamo un po' a cicciare. Logo forse più bello della loro storia, chiaramente, con l'ultimo. Non c'è, dal passato, questo sì, era molto brutti. Sì, stavo dicendo che mi piaceva molto la resa del 67. Bellissima, molto bella. Tra l'altro voglio anche capire se il ragazzo che ora è su Wikipedia, se ci dice quello scettro lì, se ha qualche connotazione, quella sarà lo scettro, quello di scettro papale, esatto, era la paletta con cui sì. Fermava. Che poi è pieno di medaglie, quindi sicuramente un generale cazzutissimo, magari è morto per una causa meravigliosa e noi siamo qui a ridere di lui e a canzonare le sue basettone. Questo logo qua mi richiama, cioè richiama la giacca. Scusami? Cioè, è reso come se fosse... No, la cintura forse. No, fermi, non ho capito un cazzo. Colletto, tipo. Il logo, vedi com'è. Ah, bella, la cintura. La cintura. Bella chiamata, Camel. O la giacca. Bella chiamata, Camel. Questa non è una bella chiamata. Non so se è il doppio petto o la cintura. Molto bello. Ti dico, è anche una cosa modernissima per quanto mi riguarda. Nel 1900, bello. Farei subito un richiamo a quella cosa lì e in una qualche applicazione moderna la farei perché... Facciamo una divisa con che dove si gioca con la cintura. Con la cintura. Dai ragazzi, stiamo andando dopo. Questo è il momento più alto del talk. Bene, allora, logo comunque promossissimo. Mi piace tantissimo questo blu. Questo, mamma mia. Questo è veramente bello questo blu. Mamma mia. La cacca. Alzarsi quella roba lì era. Io non so chi sia questo uomo. Chi è Lukaku del Chelsea. Dai ragazzi. Come l'ha detto però? La cacca. Comunque sembra giocatore di basket lui. Ma non lui chiaramente non vede l'ora di andarsene da quella squadra di minchia. Ma poverino, la cosa che non mi piace purtroppo a me di questo è il colletto. Se l'è perso. Non mi piace? Non mi piace. No, i bottoni. No, perché richiama questa texture qua anche dalla seconda divisione. Wow. A me piace. Questa è stupenda, no, minchia. I capelli del leone. Che non è anche so coordinato quello. Quel 3 di me, del 3 dello sponsor. A me dà l'idea molto di essere molto acquettina e non mi fa impazzire questo azzurrino qua. Non è lì. Mi piace molto il blu. Al 3 dello sponsor che... No, secondo me è la fluentezza della chiama del leone. Chiama inequivocabilmente il leone. Però è coordinato. No, secondo me non prende più il 3. Lo si vede qui. Guarda il logo, torna sul logo. Se tu guardi la sì, vedi la coda, la chioma. Quindi siccome chiama quella traccia lì, al contempo però si coordina alla fiamma dello sponsor, al 3, di come dire. Questa non ti piace? Dai, questa qua. Allora, tanto bello il blu che utilizzano sia qua che qua, quanto poco mi piace l'azzurro scelto. Ma ci sta. A me piace. Gusto personale. A me gusto piace tutto. Estremamente personale. E detesto il trend. Quante cazzo è difficile fare ogni anno tre maglie diverse? Ah, guarda che non è facile. Tre settimane. Ogni anno devi pensare la prima maglia. No, sono belle, ragazzi. Qua vi voglio far capire anche poi la comunicazione, c'è sempre lì. Cioè, guarda, questa è meravigliosa per quanto mi riguarda. Sì. E vi aggiungo anche un layer sulle foto. Sì. A me fanno impazzire. Anche vedi che lo vedi ormai come abbigliamento, non lo vedi più neanche come divisa. Cioè, lo metti già in un completo. Esattamente. Sì, pantaloni baggy. Dai, raga, l'obiettivo è calze coste. Smanicato menadito. Bellissimo, ok. E per me, tutto sommato, io promuovo tutto. Anche qua, cosa dobbiamo fare, ragazzi? Ti dico che sono tanto bello il logo, ma sono tanto forti anche di coordinato e tutto. Quindi, tanta roba. Mi piace. Questo è il. Siamo al Prime. Siamo uno dei club con più fatturato, più certo, di tutto. Bene, io approvo. Approvo chiaramente.
approviamo tutto. Sì, sì, sì. Matti, approvi il Chelsea. Non dirà nulla. E possiamo andare alla tua squadra, no? Tu simpatizzi? Simpatizzavo tantissimo. La prima squadra di Liverpool, innanzitutto, 1878. Quindi nascono prima del Liverpool. Detto ciò, no, io simpatizzavo Everton, secondo me, perché da piccolino traviato dalla terribile esperienza di Istanbul. Ah beh, ok, la vendetta. Okay, quindi no, simpatizzavo per gli altri. Fascino il nome Everton. C'era Rooney, tra l'altro, all'Everton. Rooney, secondo me Everton ha proprio fascino il nome. No, per me lo associo proprio alla Premier League, alla pioggia e ai campi della Premier League. Però qua c'è stato, è la prima, forse una delle, anzi no, la prima, una squadra che ha fatto un passo indietro, cioè un passo perché indietro a livello grafico. Vedi che qua avevano provato a modernizzare. Sì, i tifosi hanno detto il cazzo, voi dovete tenere tutti gli elementi che abbiamo sempre avuto perché noi siamo l'Everton e vaffanculo alla grafica. È uno dei club più antichi, ragazzi. Questo dovete tenerlo. Quindi, ragazzi, 1878 fa paura. Anni di storia. Fa paura, cioè, 1878 fa spavento. Infatti, ragazzi, alla fine è questo qui, è il logo del 38. Infatti stavo per dire... E guai a voi sono toccate. Ti dico, a me personalmente piace anche di più rispetto bravo a quello che avevano fatto. C'è nel questo 2013. Scudo qua, cazzo, se mi porta Everton, ma portamelo fuori dallo scudo e mi lasci questo qui. A me facciamo piaceva tantissimo. Un attimo un giro perché vi faccio già capire. Allora, vabbè, allora, poi c'è l'applicazione figa della divisa, il figo e basta, non è che ecco qua. Questa ad esempio è un'applicazione, cioè, c'era ancora alli. Vivo delle alli. Hanno fatto un'applicazione che Dio, boh, è forse l'iper ma fa schifo, minimalismo. Ragazzi, ma fa cagare. E hanno preso solo la torre di Liverpool. Semplicemente con la forma da mettere. Ma neanche, lì, perché non è neanche la forma. Come... Ma fa cagare. Vabbè, dai. La forma è quella lì. Sembra, sembra il logo di cosa? Di Hulkenberg. È vero. No, e c'è anche nella divisa. Quindi, giusto per farvi comunque capire che c'è l'applicazione la minimale, l'hanno fatta. Mi fa cagare e ti dirò di più. Per me è un what if, perché secondo me questo scudetto qui del 38 era lo scudetto perfetto in cui io avrei portato fuori Everton dallo scudo. Font Everton molto bello per è bellissimo e per valorizzarlo di più, cioè, l'avrei portato essere, fuori può quasi applicabile da solo, cioè, proprio no ma sono pienamente d'accordo, però sono totalmente in disaccordo con questo tipo di applicazione generale. Io devo dire una cosa, noi possiamo parlare di tutto quello che vogliamo, ma abbiamo sempre detto che comunque l'ascolto dei tifosi è una parte fondamentale della però vita per me, di noi. Sì, ma qua senza togliere nulla, secondo me si poteva fare, no, ma non lo so. Però evidentemente loro hanno detto, ragazzi, guai a voi, e non se la sono sentita mai di toccare un club comunque che viene dal 1878 e che ha questo stemma qua circa da 38. Anni, da 100 anni. Quindi io lì dico, magari non rompiamo il cazzo all'Everton, tutto sommato comunque... Per quello che vuole essere, è fatto bene, no? Cioè, per essere comunque certo storico, ricco di dettagli, perché lo vogliono, è fatto bene, pulito, è clean, ci sta. Ha quello stile, comunque è molto medievaleggiante, molto premier. Qui non premier, deve fare quell'errore che dicevi tu prima, cioè di cadere in quell'impasse di direzione, di linea guida dove stanno andando. Ma infatti è per questo motivo che secondo me, infatti, che io avrei preferito questo, perché no, secondo me questo capisco qui è un capito. Cioè, per questo un... devi fare come Liverpool, cioè, secondo me. Tenere questo qua e giocarti la torre con applicazioni anche da sole, che non siano proprio che non sia quella merda qua lì che hanno tirato fuori. Bella qua idea per del me cazzo, se... questo ha fatto i fenomeni, fa cagare, dai, questo dai. Infatti ho voluto fare i fenomeni, facevano cagare, dai. Non mi piacciono neanche i colori che hanno scelto. No, brutto. Vabbè, io ragazzi lo boccio. Mi dispiace. Io lo tengo. No, io lo tengo. Io anche io mi sento di tenerlo, però proprio perché io lo boccio solo perché io vedo un potenziale in più. Sai perché lo boccio? Cioè, sai perché lo io boccio le divise. Perché loro 10 anni fa avevano avvertito l'esigenza di fare il cambio e non avevano provato e dopo un anno sono ritornati lì, quindi che cazzo fai? Vuoi fare l'esercizio di stile perché vuoi divertirti? Fallo. Io ti dico, per però... me questo qui, allora io questo qui lo promuovo perché l'hanno detto loro, io vogliamo questa roba qua, non cagate il cazzo, alla fine non ha elementi che toglierei, o meglio, cioè, li toglierei io, ma loro non vogliono toglierli, quindi non devi toglierli, quindi toglierei quel nastro con dentro la scritta. Boccio totalmente però per quanto riguarda le divise, perché vabbè, questa è normale, è normale, non posto. La Hummel era questa bocciata anche di una nazionale da Danimarca, che mi facevano, che non mi piacevano, questa... mi piacevano, no, ti piacevano, non quelle tutte quelle piatte, sì, mi piacevano. Unita, questa bocciata, perché comunque per me usare la torre fatta in quella maniera lì per me è svilente. Lo sponsor che sembra le merendine della Galak non è bello, purtroppo. E anche questa maglia qua per me non è bella comunque. Forse qua davvero, però nel giudizio della maglia fa tutto lo sponsor. Nel senso, questa è brutta davvero. Le altre due secondo me sei molto...
Guarda, però, ora voglio dire, ma tu che fai delle maglie così in cui il tuo stesso, cioè, sparisce lì tutto. Lì sta sparendo, assolutamente. Cagare, ragazzi, cioè, brutta. Per me le maglie sono proprio brutte. Vabbè, questo qui è normale, è basic. Quindi io promuovo tutti la promossi, storia. Tu, Matti, promuovi? Bocci. Ah, io, 3-2. Come me è piaciuto, ma fino a quando giocavo a FIFA 2002. Andiamo avanti. Fulham. Questo, ma questo... i loghi che sono, cioè, ah, caso, ragazzi, non si trova una sega. Okay, okay, comunque, okay, vabbè, questa è la storia. La casetta in Canada, quello se ne va di cioè, qua per me c'è veramente poca roba. Sì, no, questo è da bocciare. È brutto questo. Però che cazzo fai? Sono brutti gli altri. Sai che sto facendo fatica a commentarlo? Vi faccio vedere anche un po'. Questa maglia è molto carina. La maglia è bellissima. La maglia è molto carina. Ma non sta male perché sembra più tedesco come cultura. Sì, molto. Molto. No, no, beh, anche, anche il logo, proprio, logo, dico, proprio. Mi sembra più tedesco come applicazione, come stile, diciamo, come cultura grafica. Cioè, però... il motivo per cui è clean è perché hanno usato delle lettere. Certo, esatto, stavo per dire, cioè, funziona perché ci sono quelle lettere che sono lineari e dici, no, vabbè, è bella, però... È impromovibile a livello grafico, perché non c'è nessuna ricercatezza grafica, raga. Cioè, che cos'è quella roba lì? La F che continua e fa la stanghetta sopra della F è una roba che io faccio all'elementare. Qui forse... Qua gliela hanno rifatto le linee, però, guarda, rispetto alla altro gli hanno rifatto le linee fatte bene. Qua forse vince, l'hai visto, gliel'hanno grassettate e messe un po' più Adidas, perché per me hanno colorato anche la traccia. Sì, comunque questa qui è una bellissima maglia. Esatto, vince Adidas sul logo, nel ma senso vince il fatto che se tu hai una scritta, la scritta in fonte è pulito di per sé, è di per sé pulito, cioè se questo qui non ce l'hai clean è impossibile. Boccio. Però è talmente spoglio, ragazzi, che è meraviglioso. Forse il logo peggiore della Premier. Non c'è neanche niente. No, da mi dire, gira anche il cazzo che c'è anche poco da parlare, capito, di questo qua. Divisa meravigliosa, forse è meravigliosa. Arriverà il professore del Fulham a dire. Però dai, ti prego, per favore, non mettermi i denti. Hanno applicato il logo proprio medievale. Il cenno storico che ho trovato è questo qui, mi sembra. L'hanno applicato in questa divisa qua. Però non sta neanche bene per me. Non è una divisa così però bella. Si può fare, nel senso, il Manchester City ha tagliato, ha richiamato lo storia, ha rifatto il logo. Sì. Esatto, può fare, dai, si può fare. Questa divisa forse peggiore del mondo. Mamma mia, è davvero brutta. Loro, io non. Anche questi qui, insomma, proprio maglie. Non c'è neanche. Sembrano quelle della. Quelle stock che compri. Qui non ho capito, però scusatemi. Per non, qua siamo passati da delle meraviglie incredibili a questa roba qua. Non ho capito qua, se siano delle. Sono delle chicche per il però non è Adidas sto sponsor tecnico. No, infatti, no, no, ma queste sono delle. Queste saranno le magliette vintage. Il Milan, anche il Milan. Se vai sul sito del Milan, puoi comprare maglie vecchie. Non hanno lo sponsor tecnico perché non è più lo sponsor attuale. Certo. Puoi comprare maglie storiche senza lo sponsor tecnico. Comunque, sì, magari sono limited edition. Comunque. Non mi fanno impazzire neanche queste E se non fai impazzire con questo stemma qui, magari medievale, vuol dire che è un po'. Però posso dire che almeno apprezzo di più il tentativo di darti un icono. Assolutamente, però. Piuttosto lascia quello e piuttosto questo la merda. C'è poco da dire. Poi, grazie al cazzo che si applica, sono delle lettere. A me è zero. E possono dire, no, ma è clean, ma è minimale. No, non c'è nulla. Dai, ragazzi, adesso non scherziamo. Altro logo di merda, secondo me, è questo qua del Leeds. O meglio. Ha un potenziale, ma il allora c'è una cosa su cui per mi me ammazza quello del 2018, il mondo deve prendere i fucili e sparare a chi continua a mettere il corsivo tutto maiuscolo. C'era qua, ok, nel passato, secondo me oggi devi mettere un altro font, dai. Per me stona talmente tanto con quella banda bianca dietro che quanto sono tremendo. Hanno cambiato il logo e i tifosi anche lì hanno detto guai a voi. Ragazzi, qui avevano ragione. Avevano ragione. Cos'è sta roba? Sembra un logo di stock. Magari degli anni 90 degli MLS, cioè i primi loghi forse americani. Ma c'è cos'è, avere un pavone quello lì? Ragazzi, cioè, secondo me qui avevi comunque una che base quella lì, quella lì è una base. Loro hanno questo, c'hanno anche la rosa. La rosa che per me potrebbe anche essere molto figa, sì, se tu la prendi. Però la rosa è iconograficamente tante cose in Inghilterra. Va bene, ok, però buttata lì piccolina con il palloncino lì dentro. Cos'è quello del 70? Leeds United. Bello. L'hanno vomitata, c'è scritta lì, ma va bene. Comunque, ecco. Sono innamorato di questo pavone, ragazzi. È molto figo il pavone. Per me... è figa anche la forma che hanno e la composizione potrebbe anche non star malissimo, però per me è un pugno nell'occhio vedere quella banda bianca col font corsivo. Pare che potresti toglierla semplicemente. Comunque forse è più la banda bianca che ti va a risaltare il logo che te lo rovina, sì, che sì, il sì, font certo, stesso. Certo. Sì, certo. Però quello che dice lui è giusto sul font. Ma io... assolutamente, però dico che lo noti ancora di più perché c'è quella banda sotto. Per quanto mi riguarda,
c'è un potenziale totalmente inespresso e non mi fa impazzire. Proprio si può inventare, si può trovare. Poi devo anche dire una cosa: da un lato mi sta simpatico per Antenucci che andrà a giocare nel Leeds, ma mi sta sui maroni perché stanno facendo, ci hanno fatto due pipe così con Loco Bielsa quando ha portato il Leeds, i fanatici del, poi è stato esonerato, quindi ci hanno rotto i maroni. Proprietà per niente. Dovrebbe essere tipo mezza italiana, dovrei dire. Può darsi. Ecco, invece mi piace molto che facciano questa cosa qua, cioè questo giallo qui che non mi fa impazzire. Uh-huh. Sulla divisa, che non c'è il giallo, ma c'è un giallo evidenziatore, sì. Lo richiami nel logo. Quindi il logo si applica bene con questo giallo qua. Vedi come è molto, certo, più moderno quel, sì, blu e quel giallo lì. In questa applicazione qua mi piace molto. Se quella banda se la mettessero su per il culo, sarebbe molto meglio. Sono i pavoni comunque. E allora questo è un peccato. Quando ha altre applicazioni, il logo. Un tie-dye. Bello. Un'arte marziale. Guardate com'è bello il logo in altre applicazioni senza quella banda bianca, esatto, di minchia. Esatto, sì. E immaginatelo con un font un po' più modernino. È, sì, proprio quella lì, sì, che stona, sì, vedi? Sì, anche nelle, sì, applicazioni. Quindi per me ha un potenziale inespresso, però poi lo applicano al meglio che possono per quanto mi riguarda. Poi, come dicevi prima, la forma comunque di base è bella, ed comunque è... La loro forma è bella. Sono forti, eh. No, ma poi guarda come sta bene anche al centro. Centrale, così. Figo, eh. Questa è promosso, bocciato, cosa facciamo? Io lo boccio perché è un peccato. Perché io lo boccio. È un boccio il logo, ma promuovo tutte le applicazioni. La campagna. No, tutte le applicazioni. Perché io di base lo boccio, posso solamente dire, come rafforzo quello che diceva Camu sul fatto che la forma dello stemma è bella ed è un po' unconventional, mi piace quello, però lo devo bocciare per forza. Perché noi comunque dobbiamo giocare questo, sì, cioè sì, non chiaro. Questo qui. Chiaro. O questo qui. Che è figo, certo, chiaro. O quello di arancione dopo. Purtroppo è questo. Purtroppo. O quello arancione. Così è la vita. Falliti. Mi dispiace. A te piacciono le favole nel calcio? Dilly ding dilly dong. Ti piacciono? Storicamente, ti piacciono le favole? Ci stanno. Nello sport sono belle, dipende se poi non le subisci magari da tifoso, sì. Questa è una bella, forse la più grande favola moderna. Questa è la storia più assurda dopo della storia del calcio. Dopo il Milan di Pioli. Certo. Sto scherzando. Sì, questa sì. È una grande favola, la più grande di tutte forse. È che sta morendo perché la favola, stanno andando in championship, stanno, sì, retrocedendo, sta lottando, stanno purtroppo, tra l'altro poveretti, hanno anche avuto quella tragedia del presidente che è esploso, sì, che... è vero, con l'elicottero. Qua ti stavo per dire che proprio a proposito di Foxes, è un peccato per me qui la mascotte. Perché? Non ti piace la volpe? Perché secondo me male? È resa male. È un po' spiritata. Mm-mm. Quando le vai a guardare bene. Secondo me... Che cazzo è che guarda negli occhi la volpe nello scudetto dell'Ester? Raga, solo noi che facciamo. Solo noi. Solo noi. Siamo qua per la volpe non è bella. La volpe non è bella. Sì. Non dico... Io qua sono... Allora, da un lato è affascinante, sì, perché è molto, molto British, molto, molto premier, sì, tutto il contesto. È uno stemma culturalmente forte. Culturalmente questo, bravo, sì, culturalmente, sì, forte. Sì, sì. Poi, non dico che bisogna essere tutti il Wolverhampton, che dopo vedremo, come stilizzazione dell'animale, perché forse lì siamo a livelli massimi. Però forse questo qui, un minimo, potrebbe avere un ritocchino per essere un po' più accattivante anche nelle varie applicazioni. Meno spiritato, un minimo. Sono d'accordo. Mi urta forse, come dici tu, il concetto che la volpe sembra quasi un ricalco di Illustrator, no? Quella è la cosa. Cioè, pulire leggermente, non dico stilizzarla. Qua secondo me definire i tratti meglio. Come dice Camus, spesso, secondo me qua dipende. Cioè, o la dettagli bene o la pulisci bene. Qua secondo me non l'hai né dettagliata bene né pulita bene. Mi ricordate Cosenza che avevano detto il ricalco del lupo? I tratti, immagino, come stai dicendo, sì, un molto po' sporchi come quel lupo lì. Quindi, come abbiamo detto di quel lupo lì, che andrebbe secondo me trovata la quadra per farlo pulito, le linee regolari, senza tutte quelle curve lì, troverebbe secondo me un'identità un po' più figa, più applicabile, eccetera, eccetera, sempre mantenendo la stessa composizione. Infatti, anche con la rosa dietro. Non parlo del fatto che deve essere geometrica, con le linee, esatto, dritte, eccetera, ma disegnata bene, con tra l'altro pulite. Aveva i dettagli bianchi una volta. Bravissimo, ti sto dicendo quello. Mi dispiace che siano spariti i dettagli bianchi, perché la volpe è iconica. Era più volpe, no? Era più volpe. C'è il bianco così, sotto, sì, sì, la faccia. Però una cosa che mi piace tantissimo e rompe con gli altri squadre quando viene riempito tutto il, personalmente, riempito tutto il contorno del logo, a me piace un sacco, anche se appare più confusionario a prima vista, però mi piace proprio, mi dà un tono più pomposo a tutto il logo. Qua hanno, anziché scrivere sopra Aston Villa 1930, no, è vero, qua quando lo riempie tutto così può non piacere, lo capisco, no. Benissimo, per il mio gusto personale me lo no, rende è vero, più è pomposo, bello, figo. E infatti
tutto sommato poi nelle applicazioni è figo lo stesso, perché quando poi lo applichi oro su quel blu lì e sulla maglia Adidas è molto bello. Adesso. E questa è una maglia per me meravigliosa. Non so, forse il logo negativizzato fa un po' cagare, perché poi ovviamente quando non pulisci bene si perde, esatto, chiaramente. Cioè, è nero, diventa tutto nero. Cosa devi fare il contrario, devi fare. Bravo, ti stavo dicendo il contrario. Devi fare il colore il contrario. Sono d'accordo. Tutto qua. Nella parte dentro però, perché sì, fuori fare... il mister va bene. Sì, sì, dovevi cambiare un po', perché la Volpe sembra proprio negativizzata. Sì, bravo, veramente. No, sì, vediamo un attimo sul logo normale. Eh sì, dai. Ok, sì. Devi fare la Volpe bianca, il blu, l'amaranto dove è il blu. Poi vedendola così sta bene, cioè poi se vai a zoomare sul logo... Ma sempre, perché poi a volte la potenza del kit salva loghi anche brutti, a volte, come dicevamo spesso, c'è la potenza di un kit molto spesso. In Italia si vede troppo poco le trame sulle maniche o sul colletto fatte così. Bello però, cioè, ma perché si osa poco, diviso sono molto bello. Si deve osare un pochino di più nei kit, fare ste robe qua. Il trittico di divisa per me è molto bello. Sì, no, ci sta, certo. Beh, comunque anche se il colletto fa un piacere a me, i colori della seconda. Questa per me è molto elegante. Poi tu vai giù di testa per l'amaranto, comunque quello lì un po' su, no, ti piace. No, ma è un gusto di Camu, dico proprio, mi piace. Quello facciamo? Sì, sì, ho capito. Si promuove l'Leicester? No. Io ho rimandato. Anch'io. E mi dispiace perché culturalmente è forte. Che non lo cambierei di una virgola, semplicemente pulire questa Volpe qua. Esatto. Quindi? Boccio. Quindi è. Nel giochino è bocciato. Nel giochino lo boccio allora. È bocciato, sì. Sì, perché ho fatto così anche con le altre. Esatto. Boccia, esatto. Dai. Non mi piace il fatto che sia sparito il bianco e... dalla Volpe. Non è una Volpe. Una Volpe gialla non esiste. E poi dai, un po'. Ma poi la Volpe per me ti caratterizza anche quando la stilizzi il musino bianco e il dentro delle orecchie, è ovvio. No, infatti quello dico, cioè sono quelli che rendono la Volpe non un lupo, ma una Volpe. Minchia, 5 bocciate. Crystal Palace. Il palazzo di cristallo. Esatto. Io qua vado... È un palazzo vero? È proprio un palazzo. Esiste il palazzo di cristallo? Palazzo. Esiste il palazzo Crystal Palace. È di Londra il Crystal Palace. C'è proprio... Vi dico una roba, io qua vado contro i miei mantra di grafica e vi dico già in anteprima che lo promuovo perché mi piace da morire. C'è un mucchio di roba, forse è un logo che non rispetta i crismi giusti della grafica, ma a me piace. Allora. Inizia con questo spunto. Per me dipende di che direzione volevi andare, perché quello dell'80 che avevi fino al 2013, per me avevi reso il palazzo in un'ottica di stemma, cioè di logo, dando sì, quella okay. forma lì, quindi l'avevi reso diversamente. Bisogna capire in che direzione vuoi andare. Non lo so. Io qua anche io faccio fatica perché da un lato dell'Aquila è fatta bene, ok. Non mi fa impazzire la composizione, non ha una forma, non ha cazzo, un palazzo di cristallo come cazzo. Sono d'accordo, mi dà una simbologia. Mi è tornato, il palazzo di cristallo è quello dell'esposizione universale di Londra del 51. L'hai studiato facendo design, sì, ovviamente, esatto, ok. Infatti non ho detto... E per quello, sì, io non volevo dire una trovata, no, ci sta. Sono andato a guardare. E... Boh, per me è forte invece. Cioè, è forte. A me non mi fa impazzire la pelle. Io cioè, dico non, che non se gusto, tu sei legato al concetto del palazzo di cristallo, certo. O ti piace, questo logo qua ti gasa all'inverosimile. Sì, concordo. Secondo me. Cioè, come se facessi una stilizzazione del Colosseo a Roma, per dire, non so come sono dire. Sono d'accordo, però è molto americano per quanto mi riguarda. Ti dico la prima cosa che mi piace, è che finalmente è un logo fuori dallo stemma, finalmente. E a me piace quello è vero. Perché quello a me è un po' annoiano dopo un po' gli tutti i loghi dentro lo stemma. E soprattutto è un cazzo di palazzo, non è una mascotte, una persona o un animale. Però al tempo stesso quel palazzo, cioè, c'è... ma è marginale, non è troppo pesante come cosa. Beh, cioè, guarda... sì, io capisco. Sì, sembra quasi una cornice attorno alla... Sì, non è... ti fa da contesto e non ti appesantisce il marchio, diciamo. Cioè, sì. L'importanza principale è comunque la mascotte lì, non è il palazzo, secondo me. Beh, ad occhio sì, certo. Ad occhio ovvio. Quindi secondo me è un punto di forza quello. Sì, il palazzo diventa quasi un trespolo. Sì, l'appoggio dell'Aquila. Non so dirvelo. Da un lato saranno i colori, sarà la forma particolare, sì, fuori dallo stemma, quindi va bene. Non mi dà troppo... Non mi fa dire wow. Comunque, okay. A mia memoria, l'accostamento palazzo di cristallo Aquila è una delle cose più difficili su cui ti puoi appoggiare graficamente, penso. Sì, Come minchia ne vieni fuori, veramente difficile. Apprezzo tantissimo il fatto che ne siano alla fine venuti fuori così, che per me è iper dignitoso in un contesto super complesso. Sono d'accordo.
Sì. Mi piace anche proprio il disegno dell'aquila, eh. Cioè, come l'hanno, sì, come l'hanno. A me ricorda molto, molto americano. Sì, il contesto, sembra l'aquila sulla Casa Bianca. Tra l'altro, dal 64-74 hanno fatto la nazionale francese. Sì, di far così. Ah, per un periodo hanno giocato solo con giocatori francesi. Qua c'era uno stile molto moderno, comunque. Sì, vero. Molto moderno. Cioè, mi non sto dicendo che è figo. Da casino newyorkese. Molto casino. Però, comunque, era una grafica molto moderna. Sì. E qui, ciao. Mi serve negativizzato questo. Ah, ok, lo faccio subito. E... non lo so, non so darvi. Facciamo che ragioniamo anche un po' su sulle applicazioni. Pronto, così vediamo. Sponsor tecnico italiano. Macron. Per me le maglie sono veramente brutte, tutte. Sì. E forse anche per questo che vedo male il logo. Perché non sono delle maglie belle. Perché tu hai fatto il PDF e sapevi già come erano le applicazioni. Quindi... No, forse sono influenzato, chiaramente. Non mi ha mai fatto impazzire a prescindere. A me non dispiace. No, a me non piace. Non mi piace. Mi piace il logo, non ti dispiace? Ma non funziona. No, la vedo molto poco Premier. A me qua beccano quelle maniche là, che poi qua si perdono perché sono bianche. Ma qua a me queste maniche e questo colletto mi piacciono. Mi piace il manicone, molto Palmangels. Sì, okay, quello che voglio dire io è, fai la prima così. No. La seconda, per me, la cambi completamente. Forse... O la terza. Lo scarabocchio lì, magari c'è un motivo per lo scarabocchio. Forse avrei mantenuto le linee classiche senza sfumare delle belle linee. Sfumare una. Ne puoi sfumare una, ma non tutte sfumate nello stesso modo. Cioè, non, okay, box, non lo vedo. Per i pantaloncini fanno vomitare. Sono proprio standardissimi. Sì, sono bruttissimi. Anche il colore non piace. Ragazzi, non lo so. Per me dai, dei colori capisco, deboli. Avanti. Non lo so. Non mi piace. Logo, ragazzi, io sentenza. Il logo... Non mi piace. Io lo promuovo. Bravo, anch'io. Anch'io lo promuovo. Tre. Promosso. La Madonna. Bello santo. Questa è la terza volta che ne parliamo. E ne parlano mille volte del Liverpool. Sen parlou. Il Liverbird. Non ho capito una cosa. 2012 Now o il Now è quello lì di destra? Hanno now. Due loghi, Ben. Esatto. Hanno due loghi. Okay. Esatto. Hanno lo scudetto okay. E hanno il nelle grafiche Anna. Tipo della UEFA, Milan, Liverpool. Usano così col cancello. Okay. Lì. Che tra l'altro ha al suo interno... Anche quello. Lì l'uccellaccio, quindi... Madonna, c'è il logo nel logo. Il logo nel logo nel logo. Ne abbiamo imparato quante volte? Tre. Questa è la terza. È la terza volta. Ci piace quando estrapolano la Liverbird e la applicano. Molto bella nelle divise. Cioè, quelli che ci seguono l'hanno sentito 20.000 volte. Però per i nuovi arrivati, così diciamo, ci piace il logo. A me tantissimo. Comunque quanto è bello che loro si siano appropriati del coro mettendolo nel canto, mettendolo nello stemma. Perché comunque quello è un canto che fanno più società. Però loro per certificare il fatto che sia il loro cazzo di inno, se lo sono ficcati nel logo. Ma l'inno che più è diventato claim proprio della squadra. Della storia del calcio? Sì. Sì. Beh, anche più iconico. Secondo Grazie Roma ti metto. Madonna. No, Roma, qual è? Roma. Quello lì lo metto secondo. Okay. Terzo. Amala. No. Va bene, comunque il Never Walk Alone è qualcosa della pelle d'oca. Sì. Lo canta anche il Celtic, anche al Celtic Park fa venire la pelle d'oca. Però sì, è diventato iconico del Liverpool, è l'inno del Liverpool, c'è scritto ad Anfield. Lo fa anche il Dortmund? Lo fanno, cioè passa spesso. Non mi ricordo, me la ricordo anch'io sta cosa. C'era una cosa che non c'è mai anche in Bundes, c'era qualcuno. Me la ricordo anch'io sta cosa. Vabbè, però sì, è uno dei canti, forse, è il più bel canto. Sì, molto figo, molto emozionante. Applicato a me, allo sport. Cioè, una cosa che continuerò a dire è, tu parti dal 68 che hai quel disegno e lo riproponi fino ad adesso e dici, cazzo... Ma è bellissimo, sì, ragazzi, è elegante, va bene, cioè, è storico, ha tutto. Questo qui è molto esagerato, cioè, ammetto che pensavo fosse molto più vecchia questa immagine qua, ammetto. Poi ci siamo forse tutti legati anche perché ci siamo cresciuti con questa stile qui. Steven Gerrard è quella roba. Esatto, Gerrard. Ci siamo legati anche per quello che sono i nostri ricordi, no? Perché effettivamente se tu guardi anche nella maggiore non è che era così ricco di cose, quindi... No, mi piace quell'azzurro, mi piace... È bello il colore, è molto pomposo, è davvero esagerato quasi, però... Però svettava, in quegli anni lì svettava tantissimo in mezzo a quegli altri. E poi tu te lo ricordi all'epoca proprio perché questo è appiattito, quello brillante, proprio, te lo ricordi proprio quasi smeraldato, quasi... Quindi, poi io però parlo sempre solo del... Certo, no, io approvo l'idea che c'è dietro del mantenere quello, ma al contempo dire... Sì, esatto. È un po' una paraculata, è quella paraculata giusta. Perfetto. Che ti serve per tenere buoni i tifosi. Questa è una maglia totalmente rossa, non c'è nulla. No, non mi piace infatti quella di quest'anno, non mi piace tantissimo invece questa qui. Bella.
mi piace davvero tanto. Bellissimo. E ho aggiunto anche il perché non avevo mai messo in sono anche il Chelsea. Abbiamo Arante gioca al Liverpool. Insomma, Moise Kean anche un po'. Comunque, guarda, quando parlavo del gabbiano di prima, che non ti dà troppa eleganza se lo estrapoli o comunque non è una cosa. Guarda questo qui, è, tipo una è una marca d'abbigliamento, sembra la, cioè dai, cappellini, io me la metterei tutta la vita una cosa così, non sembra una squadra di calcio, è molto bella, e però c'è anche l'applicazione con tutto il cucuzzaro. Che comunque dà quel tocco vintage che va tanto. Bello. Quindi... grande squadra, sì. In più c'è anche questa divisa qua, che... È forte. Vabbè, bella la resa. Era molto particolare, figa, basta, quindi... Molto. Per me comunque quelle divise... Sì, come effetto audio... Cioè, ti dico, è proprio quello che dicevo prima, cioè... mentre là c'erano gli schizzini, no? Non sei originale, qua invece fai una cosa che io... No, per me le terze maglie devono andare in quella direzione lì. Perché non sei andato a riprendere con richiami, non so, il colletto bianco, la manica bianca, davvero, cose... Cioè, hai questa trama qua... Sembra d'allenamento, you quasi. You never walk alone... Sì. E ce l'hai richiamata nelle maniche. Per me però è una cosa bella, ma che non si vede ed è poco... Cioè, mi piace che faccia così, che sembra quasi le onde sonore, no, del coro. Penso, la butto lì a cazzo. Se è così, penso sia quello. È molto figo come concetto grafico, però c'è poco. C'è poco nella maglia, non lo vedo bene. Forse allora, bianco si vede un po' di più. Lo metti ecco. Bianco e lo metti anche il DNA magari. È figo. Sì. Ok, allora... Abbiamo fatto un discorso, ecco, già sul video di Caris, se facciamo l'introduzione, avevamo parlato di un po' della loro evoluzione e abbiamo visto che poi una certa hanno scelto l'Aquila. Non sapevamo bene il riferimento perché è uscita fuori questa Aquila qui. A me piaceva l'Aquila, forse più dello stemma attuale, ma non avevo mai visto la cronologia, diciamo. Vedendo che l'Aquila non c'è mai stata, non so perché l'abbiano scelta, preferisco l'applicazione attuale, certo, perché è più rispettosa della storia. Infatti... E ha fatto un'evoluzione comunque coerente con quello che è la grafica moderna. Molto. Ed è molto nello stile, come avevamo detto, MLS, molto originale. Infatti per me puoi opinare quello, cioè nel senso se ti piace quello stile un po' rarefatto che dicevi tu, quello lì per me è opinabile. Ho opinato quello, cioè, oppure... Sì, perché io nel video di Caressa avevo detto che questo logo è un logo che di base mi piace, esteticamente per me bello, è corretto. Però mi dà un sentore di artefatto molto MLS, quello molto... per me è corretto, ci può stare, lo posso condividere. A me piace, di base, come rifacimento di un logo storico. Perché comunque il cerchio c'era, lo stemma c'era, quindi è lo stemma nel cerchio, preferisco che me lo fai venire un po' più fuori, mi dà quell'idea di rilievo. Beh certo, la tridimensionalità non funziona, non lo rifarei così perché non è il mio stile, paradossalmente forse mi sarebbe piaciuto di più una cosa come quella del 97, però se uno deve pensare invece alla storia, l'hanno rifatto molto bene, perché comunque hanno preso quello che parte dal 1960, l'hanno pulito... Cosa vi secondo dire? Me loro cioè, dovevano fine. Fare anche un discorso di taglio con il passato recente, nel senso che quando il Manchester City, la proprietà di adesso, l'ha portata ai livelli massimi, certo. È un top club, forse il club più forte che al mondo oggi, proprio sportivamente parlando, bisognava fare un taglio col passato recente, visto che l'Aquila non è mai esistita, piuttosto richiamiamo le nostre origini e saremo ricordati in futuro per quello che stiamo facendo adesso, per quelle che sono effettivamente le origini del Manchester City. Beh, comunque è storico, quello lì era quello storico, diciamo, esatto, era infatti, il vero... Infatti è giusto come concetto. Quindi è quasi un cancellare il recente passato, che è stato molto di passaggio, Serie B, promozioni, squadra della retrocessione, poi risaliva ogni tanto, poi giù. Mi ripeto, mi piace molto come hanno applicato adesso quelle bande in diagonali che si vedevano nei vecchi stemmi, che l'hanno fatte sembrare di due tonalità di azzurro diverso come il mare. Uno ci ha commentato il video di Carissa dicendo che sono i tre fiumi. Ok, non lo sapevo. Non lo sapevano anch'io. Bella cosa. La rosa ritorna. La rosa, secondo me, fa sempre parte di quel discorso Arsenal, Chelsea, quando hai tante colorazioni all'interno, tutte che stanno bene l'una con l'altra, perché utilizzi due azzurri, due ori, un blu al posto del nero, che secondo me è molto più bello, così molto più elegante. Anche a me piace molto. Per me comunque alla fine è un lavoro grafico fatto bene. Assolutamente, assolutamente sì. E poi il veliero è figo, anche è bello. La scritta City scritta in orizzontale, non che segua il cerchio, mi dà un'idea di statuarità del logo. Sì, mi piace. E poi lo stemma te lo pianta. Lo scudo che esce
effettivamente ha il suo perché, eh? Cioè il fatto che esca un po' fuori. No, è l'unico modo in cui potevi salvarlo. E a me, no, sarà che non sono un grafico, non sarebbe mai venuto in mente. Però si salva per quel motivo. Queste sono le prime per maglie. Che richiami belle. Adesso so se quel rosso lì. Beh, loro hanno una maglia non rosso nera, ecco. Tra l'altro fa ridere, però questa è fatta proprio dedicata al Milan. Esatto. Sì, lo so, esatto. Mi ricordo c'era un video di presentazione bellissimo. Infatti non mi ricordavo, se non erro. Non so il motivo. Loro l'hanno proprio dedicata al Milan, quella, non so il motivo. Quelle strisce rossonere. Vi troverete in finale di Champions League e giocherete tutti e due con la No, io mi ero fatto il film incredibile adesso, vabbè, ci sarà il derby, quindi scaramantesi a parte, toccatevi le palle. Mi ero fatto il film del City che batte in finale di Champions il Milan. Con la maglia del Milan. No, però è quasi un passaggio di consegne. Cioè nel senso, sì. Il prima Champions League nella storia del City che negli anni 60 emula il Milan, negli anni 70 emula il Milan copiandogli la maglia, 50 anni dopo vince la prima Champions League in finale contro la squadra che aveva emulato. Pensa che io stanotte, scusso Dio, ho sognato che invece c'era City-Inter e perdevamo 3-1 con gol di con Barella espulso e gol di Haaland agli ultimi minuti. E loro giocavano con la maglia rossonera. Sì, no, non lo so, l'ho visto dall'app, tra l'altro, nel mio sogno, quindi non ho neanche guardato la partita. Questa per me è molto elegante, molto bella. L'unica cosa, per me questi colori qua sono Aston Villa nella mia idea, e quindi vorrei l'azzurro più azzurro. Però a me la maglia così non piace. Però fermi, c'hanno magari un legame all'amaranto. No, no, certamente ci sarà, però io vorrei un azzurro più azzurro e non questo pastellato. Che secondo me no, però l'azzurro del City è questo qui, quell'azzurrino lì non era un po' più azzurro, io me lo ricordo più azzurro questo sì, un po' più slavato, è molto più slavato. Questa maglia qua è molto richiama molto lo storicità, con quel colletto amaranto e quell'azzurro lì è quello storico del City. Questa non mi piace chiaramente, no, questa, no. mi piace il tributo, e hanno fatto le bande che richiama forse lo stemma, queste sì, può essere. Comunque richiama questa diagonale qui, quindi se è quello mi piace un casino, non mi piace il rosso nero, lo sapete, ma fa lo stesso. Questa è fluo, quindi può essere carina, e questo è una limited edition per l'anno del coniglio. Ah, l'ho inserita perché per me è molto figa la maglia e anche la divisa fatta così. Comunque incredibile come ogni tanto la toccatina all'Asia per i soldi, per i soldoni, questa divisa qua molto bella, bellissima, madonna, bellissima, molto bella. Quindi promuoviamo a pieni voti anche questa qui. Assolutamente. Sembra. Comunque i club principali sono stati quasi tutti promossi, perché manca lo United, e poi li abbiamo toccati tutti quelli principali della Premier. Sì, può essere. Quelli un po' più. No, manca il Tottenham. Manca. Sì, va bene. Mi porti i trofei del Tottenham, poi ne parliamo. E cattivo. Non è che ti fa Tottenham, Dravel, perché mi cazzo a me. Qua, cosa molto curiosa. Qua, molto curiosa. Lo stemma è quello. Sì, è uguale. Sì, sì, sì. Ora, qualche tifoso che ha la rivalità ci dice chi è dei due il primo che. No, possiamo anche vederlo in realtà, però. 94-2011. Il primo come sono, magari era la stessa cosa, poi sono sciolti in due cose differenti. Vabbè, dico, no, una cazzata, no? Sarà banalmente il simbolo di Manchester. Il simbolo di Manchester, chiaramente. No? Però quindi, due squadre che hanno la stessa cosa. Uno ha deciso di andare sul rosso. Vedi che ce l'hanno qui. Vi dirò tra l'altro, non so, questo mi interessa a me. Non so perché passa dal giallo-verde, perché lo United nasce giallo-verde. Sì. E diventa red. Questo non lo so. Non lo sappiamo. Ti dirò una roba di questo ruolo. A me non piace. Allora, è di un'iconicità spaventosa. Cioè che se io lo guardo nel complesso, ti faccio un esempio. Io non mi ero mai accorto che dentro il logo c'era il diavolo. Perché per me sì. Nel senso, sapevo dei Red Devils, ovviamente. Non avevi mai visto ma non avevo mai visto bene il diavolo dentro. E quanto è fatto male. Perché è fatto malissimo. E poi nel complesso io ho Manchester United, rosso, giallo. Questo io vedo e ricordo nella mia memoria. Non vedo mai il diavolo. Per me comunque l'iconicità di quello scudetto è clamorosa. Cioè, proprio il come... Forse però tanto per la storia. Ragazzi, qua si parla di simboli enormi. Però, se io devo dire la mia, il logo in sé a me non mi piace. E se devo metterlo in mezzo agli altri storici... Purtroppo questo qui secondo me è quello che magari forse è più forte a livello di impatto, di potenza, ma graficamente siamo sempre lì, è quello che mi piace di meno. Sono sul tuo carro. Però sono d'accordo che possa piacere per quello che è lo United. A me strapiace, cioè nel senso perché mi porta dei ricordi dietro fortissimi. Cioè, io non capisco perché non abbiamo mai fatto vedere il diavolo. Giuro.
Anche solo questa forma qua. Più lo guardo, giuro, più trovo delle cose che mi, non mi piacciono. Guarda la sostanza. Per me è tutto, beh, lo so, sono d'accordo, però per me è tutto iconico. È tutto storia, è tutto iconico. E quindi nessuno dirà mai nulla. È l'unico scudetto che non ha una forma... Cioè, nella mia testa è l'unico scudetto, l'unica squadra a non avere uno scudetto con una forma regolare. Esatto, cioè, tante cose, dire, concordo con te che più lo guardo più trovo difetti. Non c'è un ovale, non c'è un cerchio, non c'è un quadrato, non c'è uno stendardo, non c'è, ci sono due fascioni che si creano questa cosa qua. Per me è sempre stato tanta roba. Il diavolo, voi dite quello che, graficamente potete dire giustamente quello che vi pare, però è quello lì, è quello degli anni 40 ed è quello, e mi piace tantissimo, mi proprio è grezzo, è, non lo so, mi piace, mi incute anche timore, io l'ho sempre visto. Sempre, quindi... No, certo, certo, io non avevo mai notato adesso la barchetta, banalmente, nel senso, mi sfugge il fatto che ci fosse lo stesso simbolo di Manchester in entrambe le fazioni. Questo non ci avevo fatto caso, nemmeno io. Questo no. Però ragazzi, cioè, Se a me mi chiedi di disegnare il logo di Manchester United, te lo faccio così, ti metto solo il diavolo. Non anch'io avevo visto il veliero. Io lo associo chiaramente a Beckham, a Ronaldo, a quelli lì, Cantona, a tutti, a Van Nistelrooy, a tutti, meno, cioè. Però sì. Devo cercare di stilare, a parità di fascino della competizione, quello che per me vale di più dell'altro. Non posso promuovere il Milan e bocciare questo. Capisci? Io sto cercando di stare solo su quella competizione lì. Da un lato vedo magari il Chelsea, vedo magari l'Arsenal, che sono quelle che metto a questi livelli qua, di storia, di Chelsea, sono un po' più recente. No, sono d'accordo. Il City più recente, il Liverpool, sono quelle che metto nelle grandi della Premier League. Lo United, che forse è quello... più importante di tutte, sì. Possiamo dire che è il logo più iconico ma più brutto, possiamo dire è così. È più iconico ma graficamente quello che più mi... imperfetto, diciamo, sì, più... non lo so neanche se è imperfetto, perché è chiaro che è imperfetto, però perché è storico, perché è vecchio, quello che mi fa impazzire meno graficamente, tutto qua, posto tutte le cose che abbiamo detto della storicità, del rispetto massimo. A me piace più di quello del Real Madrid, banalmente, cioè, quindi... Beh, tutti quelli da Premier mi piacciono più di quelli della Liga, per quanto mi riguarda, massimo, perché la Liga ma è un tutta la vita devo cercare di contestualizzare la competizione. Sì, sono d'accordo, va bene, però loro l'ha sempre avuta la pazza, questa cosa qua mi per fa me schifo. A me invece piace. Anche a me piace. A me fa piace schifo. A me piace tantissimo l'idea di metterlo all'interno, per me gli dà un'eleganza assurda, e vi faccio capire perché Ronaldo mi piace. Era meravigliosa qua, con qua la, questo richiama a, forse al verde storico qua è veramente figo, però guarda, perché ho trovato che anche in passato utilizzavano questa tipologia di applicazione, e a me così mi piace tantissimo. La prima mi fa schifo, queste due qua sì. Di quelli forti, la tier list. A livello di gusto, questo qui più lo guardo meno mi piace. Da lontano mi spaventa. Questa è la sintesi. Però sì, voglio bocciarlo. Va bene. Ci sta. Ma ti dirò, io lo boccio anche io, per il semplice fatto che non... Perché ridete? No, rido io perché mi sto immaginando. Ma no, ma non lo mette, ma non esiste, non metterei mai mano su questa cosa del qui. 40, questo qui non ma lo... posso giocarci su queste cose qui, cioè, o no? Puoi ridisegnarlo. In termini di design. Prendi quello del 40 e lo ridisegni. Come ha fatto il City. Cioè, ragazzi, il City l'ha fatto. Ha preso il logo storico e l'ha ridisegnato. Dai, puoi ridisegnarlo meglio qui di questo. Non so, per te, però il cos'è, poveretto? No. Io sto pensando se mi sto andando a incastrare in un posto senza fondo. No, perché ci sto rifletto. Roba lì. A me, di quelli top, è quello che piace meno. Fine. Beh, di base su questo sì, sono sta. D'accordo. Anche io, dai, io su questo sono d'accordo. Boccio, dai, prendo promuovo. Coraggio. Promuovi, boccio. Matti? Promuovo. Promuove. Sei senza palle, Matti. Tre bocciati e un paio, due promossi. Però per me le divise sono le più belle di quest'anno. Newcastle. Loro... hanno forse il logo esteticamente più vecchio di tutta la Premier League. Può essere. Ma sì, sono soprannominati tra l'altro le gazze loro, perché il loro simbolo era la gazza. È vero, sì. E poi dopo però hanno deciso sono di tornare invece al cavalluccio marino, quel cavalluccio sirena, marino. Questo è preso proprio dai libri medievali, timbrato lì e basta. Questo chiaramente ci fa fatica a parlare di grafica. Sì. Ti dico, per me fai bene se lo prendi così, piuttosto che lo lasci proprio così autentico. Cioè, piuttosto che toccarlo sì, male, lo pigli e lo lasci così, com'è. Lo fai dettagliato e sti cazzi. È il logo, mio e non l'ho mai toccato, stop, fine. È un logo che da piccolo mi è sempre piaciuto tantissimo. Oggi parlo di grafica, analizzo la grafica, studiamo grafica e quindi lo possiamo andare ad analizzare e ne possiamo parlare. Da piccolo, quindi ti parlo con la testa di un bambino, nell'economia Premier League...
è un logo che mi piaceva sempre tanto. Vorrei vederlo applicato perché così non ho andiamo memoria. A vedere un po' di application. È un casino. È un casino. Non mi fa impazzire neanche l'azzurro applicato sulla divisa, però la maglia bianconera a righe purtroppo ha sempre quel deficit bella mentale. Bella merda questa divisa qua, ma cos'è sta roba? Beh, sarà un richiamo al primo logo che aveva i cavallucci di quel colore lì. Allora, chiaramente ti dà un'area molto regale questa sì. Qui, perché poi lo vedi tutto richiamato, sembra un capo d'abbigliamento molto costoso. Però, sì, per quanto però... mi riguarda, no, secondo me siamo troppo pensando... indietro. Sì, troppo. Ma troppo. Cambieranno. Probabilmente sicuro. Lo cambieranno. Un paio d'anni. Ti dico... è difficile. Non è comodo. Io la Gazza... Non mi sorprenderebbe se tornassero la Gazza, ti dirò questa roba qua. Ti dirò di più. Gli arabi faranno il ci sono tanti lì. Uccellini beh, ragazzi, in Premier, sì. Però. Vero. C'è questa cosa qua. E... sì, però chiaro hai... che loro poi arrivano con la con le banconote hai il vantaggio che tu minchia sul banco metti una Gazza e l'anno dopo compri Haaland e Mbappé e la Gazza sei tu certo sei tu c'è il come si chiama c'è il Norwich che c'ha l'uccellino vabbè poi abbiamo visto il gabbiano abbiamo visto quello che ha proprio un uccello marrone all'interno forse in Championship il West Bromwich? No. Oh, sì. West sì, Bromwich sì. Potrebbe essere. Sì, sì. Sì. Comunque che loro, mi ricorda quello a me. Una chicca, questa qui penso che fosse del 2022, perché era il centenario, dopo ci guardiamo 130 un anni, c'è scritto. 130 anni, esatto. Questa per me è una divisa clamorosa e clamorosa. Ti evidenzia come però quando hai il tuo vintage, poi se lo fai come trama, è veramente bello, secondo me. Ah, poi, questo è bellissimo. Cioè... il logo qua è ricco di dettagli e in una divisa top di gamma sta bene. Nelle varie applicazioni magari forse avrei preferito qualcosa di un pelo più moderno, non così tanto indietro, che sta benissimo invece sulla trama. Questa è veramente per me una maglia celebrativa coi controcoglioni sì, che spero sia andata a ruba. Lo boccio. Anch'io. Mi aspetto anche un ritorno al canarino io, dalla nuova proprietà. Alla Gazza, sì, scusami. Sono stanco. Ma il soprannome sono legato. Sono stanco, capo. Andiamo avanti. Qua siamo il logo di Foot. Top logo. Sul mio preferito. Top logo della Premier. Sì. Siamo sul mio preferito. Penso lo sia giusto. Ne abbiamo già parlato anche, no? Quando abbiamo parlato del Lecce. L'ho preso sempre come esatto, esempio sì. di logo ben fatto. Questo di... è un logo che nel 74 veniva dal futuro. Se arriviamo a 5.000 mi piace, Botti fa il prossimo taglio con quel cappello del primo. E comunque... da Alpino. Cioè, è vero. Nel 74 veniva dal futuro e loro sono intelligenti perché... E ha 7.000 like, basettone più cappello d'Alpino. Oh, esatto. dobbiamo creare la gente che diventa matta. Cioè, nel 74... 10.000 nudo col cappello dal... Scusa. Nel 74 veniva dal futuro, ma loro ce ne sono anche resi conto perché non l'hanno mai cambiato. Hanno vinto anche due Champions. Con quelli hanno vinto delle Champions, quindi... Due. Sono queste qui le Champions, secondo voi? Le stesse della Juve, per farti capire. Allora. E ti dirò. Pensa a te. Concettualmente anche questo è avanti anni luce perché il logo della Juve viene dalle J forse il logo più è la stessa linea sì. Hai il logo più pulito forse del mondo nell'ambito calcistico sì è l'esempio che quando uno ti dice non sembra il logo di una squadra di calcio sembra un logo della Forestale oppure del marchio di abbigliamento per i montanari sono d'accordo però sti cazzi allora, io faccio quello che voglio e se poi dopo diventa iconico per la squadra di calcio diventa di una squadra di calcio allora ragazzi questo per me ha tutti gli elementi di un logo figo nel mondo dello sport perché il primo elemento è l'uscita per forza dallo scudetto, il secondo elemento è il pittogramma forte e l'albero forte si estranea anche da solo ed è fortissimo. Ha un font semplice ma leggermente arricchito, che comunica bene. E quindi questi tre elementi secondo me ti danno come deve essere il cazzo di logo perfetto di una squadra che fa sport, questo qui, perché è non banale, è semplice ed è futuristico. Poi anche perché il condensed è futuristico. No, ma certo. Nelle grafiche viene spesso questo è il logo più forte dello spazio. Se ci pensi, viene spesso utilizzato. Quindi è già forte anche come proprio come connotazione. E poi non hai elementi, non c'hai l'anno di fondazione, hai soltanto Forest sotto. Cioè, comunque è proprio pulito, è clean e mi piace tantissimo. Non forse hai Nottingham il mio preferito neanche. Della Premier la League. La squadra è Nottingham Forest, ma certo, non c'è Nottingham. Forest, basta. E per me chiaramente è un logo che funziona benissimo perché hai delle maglie non strisciate, quindi questo qui serve anche chiaramente il contesto che ti eleva molto il logo.
e sulla maglia pulita chiaramente bel viene fuori Macron, questo qua, eh. A me piace molto bene, mi piace molto la trama sulla maglia. Esatto, quella è chiaramente il punto di forza, perché a differenza di quella del Liverpool qua la vedi bene, poi è molto pulita, chiaramente la maglia tutta rossa pulita anche qua, vedi qua sotto qua anche su che è un po' più strutturato, un pantaloncino anche bello, molto rugby così corto come la ragazza, tra l'altro è molto, diciamo, le ragazze giocano col pantaloncino così, eh. Ah sì? Non lo sapevo, è sessismo. E io rugby ho giocato una vita con quei braghini lì e non ero molto bello da vedere, però di guardarti qualche partita in più del calcio femminile, ignorante, lo guarderò certamente. Queste trame non so di cosa, da cosa derivino, ma sono secondo me carine sulla divisa, sono belle per quanto riguarda, ti elevano un po' la divisa comunque, molto, questo giallo è molto Chievo, il giallo non è bello, no, il giallo non mi fa impastire, però ma magari Chievo avesse quel giallo e quel blu lì, dai, indegno, magari Chievo avesse avuto delle trame così con la faccia di Pellissier. E poi c'è quest'altra divisa qua particolare, ci può stare, dai. Io promuovo perché per me il logo, boh, non lo so, mi nel calcio del 3000 avranno tutti il logo del Nottingham Forest, mi piace tanto perché è proprio moderno da 50 anni. Comunque non nego che l'ispirazione per quello che abbiamo rifatto per il Napoli sia partita da questo qua, perché volevo cercare di un qualcosa che strapolasse totalmente il concetto di logo basic del calcio, anche il logo del Napoli che abbiamo, quindi fatto. Se non avete visto, abbiamo fatto le brand del Napoli, avete visto sicuramente, andate a mettere il dislike perché sembra quello dell'Nespresso e basta. E stupidi. E concludiamo quindi dicendo che lo promuoviamo tutti. Sì, promosso, sì. Bravi. Sì. A differenza di Southampton. Del Southampton, che per quanto mi riguarda c'è l'albero col mare, uguale col fiumicino, col mare. Guarda, viene proprio a culo, viene uno dopo l'altro, cioè hai gli stessi elementi, l'aureola sul pallone, l'ondulato e l'albero, però questo qui per me è davvero un caos, cioè magari è brutto, dai, bruttito. Anche l'albero fa schifo, ma anche troppi colori, troppe robe, non so, hai tanti colori e ognuno è il classico, ho detto che il diavolo del Manchester United è bello, questo albero fa schifo, è il classico logo, come ce ne sono tanti per me anche nella Serie A, che quando dici no, nell'economia del campionato lo tengo. Nel senso che nell'economia del campionato, secondo me, qui hai dei richiami comunque estremamente inglesi a livello culturale di grafica, e che quindi, secondo me, in generale non. Sì, no, è chiaro, quando lo vedi applicato che non ci capisci una minchia, perché ti sembra un po' pataccone, capito? Guarda, l'ho applicato, scusa un attimo. Vi dice, ti appare un po' così. Non capisci una minchia di quello che c'è dentro, però è stilosino inglesino. E basta. Come battere punizioni. Ah, fortissimo quello di batterle. Madonna, ma ragazzi, Campbell, ma questo qui non ne sbaglia una. Lui, anche lui non ne sbaglia una. È il nonno di Watts Brothers. No, a me una cosa che urta spesso nei loghi questi qua un po' arzigogolati è anche il fatto che tipo l'albero c'ha una traccia che è enorme, il fiore sotto super sottile. Sì. L'acqua non ha traccia, è orrendo, cioè, non stai sembra fatto da un bambino piccolo, e questo qui se lo metti su una vaschetta di salumi sta benissimo, cioè mamma mia, da 125 anni beretta ti fa l'insaccato più buono del mondo, Uber orato, dai ragazzi, tosto giusto, se piace questo a prescindere dal tifo, per me non parliamo più. Questo si può dire che è brutto per me. Sì, ma è proprio brutto, dai. È proprio brutto. Poi sarà British, sarà quel cazzo che volete. Ma che cazzo è British, dai. No, quanto cazzo sono brigati? Raga, a me sulle divise. Io di base il logo è brutto. Lo metti gigantesco, una forma pomposetta. Però sì, ma è pieno di coccarde, c'ha la sciarpetta, quello, ma c'ha l'aureola al pallone. Lo boccio chiaramente, ma applicato. Ha detto che è una merdazza. Al suo perché, poi, raga, applicato per me è troppo casinato. Ma è il mare. L'ha fatto molto più bella quella del Como. Sì, penso che sia un legame col mare del sud. Credo che sia. Perché hanno l'aureola sul pallone. Ah, sono i Saints? Sì, è vero. I Santi? Vabbè, facessero un miracolo e facessero un logo migliore. Pochi. Esatto. E io lo boccio, ma senza neanche pensarci troppo. No, sono d'accordo. Io lo boccio, ma ribadisco che per me sulle maglie applicate è un'altra roba. Poi intanto c'è un inglese che dice, oh, fuck off, perché abbiamo bocciato magari la storia del Southampton, che lì saranno tutti matti per il loro stemma. Dal minimo dell'eleganza al massimo dell'eleganza in Premier. Olè. Questo posso dire che è il mio logo preferito della Premier dopo quello del Nottingham Forest. Anche più del Liverpool? Sì, 100 volte. Questo è più elegante. Questo per me è più elegante. Poi ha quel pallone lì vintage che mi fa proprio impazzire. Anzi, forse il Nottingham Forest lo promuovo proprio per la storia che è l'avanguardismo, ma questo qui è ancora più bello. Cioè, è proprio elegantissimo e ha i colori più eleganti del mondo. Volendo tu togli tutto, tieni solo l'outline e hai comunque il logo. Non so, cioè,
fantastico, beh, bellissimo. No, poi devi elogiarlo il lavoro di grafica fatto nel 2006, nel senso non è... Fatto nel 2006, anche la scelta poi fatta nel 2006, quando il Liverpool si presentava con tutti quei cancelli e le fiamme, eccetera, eccetera, dice sai cosa? Comunque il cazzo, quella spina che c'ha dietro la cosa è veramente lo sperone. È lo sperone, lo sperone. Di Caressa non è la lunghietta del gallo che hanno no, tutti no, no, galli. Guarda, infatti anche qua si vede che c'era... Si vede che è applicato. Caressa nel suo video ci ha raccontato che l'hanno modificato, l'hanno pimpato il gallo. Gli Spurs deriva da lì. E quindi anche l'iconografia del galletto guerriero e del galletto cattivo. E ti dico, mi piace anche il fatto che il gallo sia fatto in maniera molto lineare, senza il barbagallo, la cresta. Secondo me lo diceva Caressa nel suo video, che glieli tagliavano sia la chiola, cosa sopra, che il... Sì, all'inizio ce l'aveva, poi dopo evidentemente da lì è iniziata la pratica ed è diventato... L'ho pelato. Così? Oh, mi hanno tolto i capelli! Questo poveretto, ragazzi. Gli hanno messo gli speroni e gli hanno tagliato. Immagino, l'hanno circonciso. È diventato... Una cappella. Tra l'altro te lo fai i calzini con le mani. È vero. È presente quando Aldo Baglio faceva lo struzzo che si metteva gli occhi. Devastante. Gli occhi che faceva. Devastante. Vabbè, vabbè. Comunque e adesso è diventato stra-elegante, per quanto mi riguarda. E io lo guardo, me lo tatuerei, questo è stupendo. Cioè, è bellissimo. Poi, divisa top. Lui mi sta sul cazzo e per me è sopravvalutato. Idiota, è fortissimo. Vabbè, a me non so, antipatia. Però, colori stupendi, logo meraviglioso, divise quando c'è il flu a me. Perché devi allestire un set fotografico quando puoi fare il backstage? Dietro le quinte? Ah, per questa roba qua. Vedi, adesso c'è anche... Originale. Sì, l'ha fatta anche l'Inter prima del Tottenham, se posso permettermi questa scelta qui, ma l'avevano fatta in molti della Nike, di mettere e sovrapporre le foto alla foto. Mi inquieta anche un po', Son che ti guarda così. Sì, mi inquieta un pochino. Sì, vabbè, comunque loro stanno giocando tantissimo, sono uno dei club che gioca di più. Questa è quella... Personali. Non mi fa impazzire in realtà questa qua, non so è, però è molto strana, eh? Cioè nel senso, sponsor molto grande che sono tre lettere, logo della Nike molto grande, logo che quasi... E si inserisce nel logo della Nike, quindi è composta strana. Tentiamo di ricreare l'acqua sotto. Non mi fa impazzire. Guarda che roba, è palesemente carta stagnola, però. È palesemente allagato. E questa è l'altra, e non lo so. Io paradossalmente preferisco la prima perché mi dà quell'area pulita, bella fresh, il logo non sparisce. Non lo so perché siano differenti loro, in quale cosa sono per cosa si differenziano. Normale, divisa forse anche già vista, non mi sembra nulla di nuovo, ci sta. Pulita, ci sta bene. Questa è particolare, di colori particolari, mi piace anche la combinazione di colori, ma non mi fa impazzire il risultato finale. Sì, forse sì, un po' pigiamina. La forma che dava la Nike quest'anno qua non era delle migliori, con questa banda qui sotto che un po' stonava. Comunque, tornando a noi, per me forse dal punto di vista di colori e di eleganza, Tottenham è... Fantastico. Tanta roba. Eleganza, grafica, pulizia. Comunque avevano Cois anche loro, hai visto? Sì, sì, è un slogan. Uno slogan. Devo chiedere ad Alessio. È tipo uno slogan, vuol dire. È tipo il Never Walk Alone del Liverpool. Ah, ok. Ce l'abbiamo anche noi. Nel frattempo andiamo in fabbrica. Passando all'eleganza. Così alla salopette di jeans e il martello che batte sull'incudine. Io ho una passione per loro, ma perché sono forse l'icona del pubblico. Come on, you Spurs. È una sigla di un coro. Perfetto, si vede che come on, di prima come on, West Ham, ragazzi, sei, per me ha il coro più bello della storia del calcio. Esatto, volevo metterlo al terzo posto. Esatto. Allora, qui aiuta anche il film a legarti a questo club. Quale film? Hooligans. Perché io aggiungo anche Bullet Train, che ve l'ho fatto vedere a tutti perché mi gasa tantissimo come film, e il rapporto fra i due scagnozzi è legato da questa canzone qua, perché guardavano le partite del West Ham e cantavano quella canzone. Fantastico. Colorazioni, secondo me, della Madonna. Questo è un rebranding, sì, è abbastanza recente. Sì, dai. L'hanno dovuto rifare, vi dico il perché ho letto questa cosa qua. Hanno cambiato lo stadio, correggetemi se è una cagata. Sì, è vero. E quindi non erano più legati a quel castello che però era... dava il nome al vecchio stadio. Controllami se è ok, perché ho avuto 20.000 nozioni diverse. Allora, hanno fatto lo stadio. Al concetto iniziale.
E sono comunque tornati chiaramente a, al basic, al martello. Però vedi, la cosa non che proprio, mi dispiace qua è che si hanno passati a tanto amaranto, invece prima c'era tanto azzurrino. Mi piaceva di più tanto azzurrino. Secondo me è una questione forse di identità e loro sono più associati a quello e forse c'era la Aston Villa nel momento che era... Vero, esatto, vero. Loro hanno scelto l'azzurro, Upton vedi, Park, ecco, c'avevano quello lì e quindi non hanno più Gardaland. Il castello di Gardaland fuori. Lo faremo vedere in clip dopo, ragazzi, lo mettiamo su. Upton Park era... E... Però vabbè, magari è una cagata. No, a me la combo colori è quella che mi fa impazzire più di tutte e ammetto che non mi piace il fatto che i martelli abbiano questi piccoli dettagli, vorrei che fossero più clean, cioè ma che cos'è la marca dei martelli? Ma infatti sembra quasi che ci abbia la marca e l'ombra sopra, non mi piace, sembrano quasi... Scusami, non è un numero romano? Che c'è sopra magari la data? Non lo so, no, ma no, sì, no. Sì, sembra IIV, sembra... Vabbè, non lo so, mi piacerebbe di più vederli con... Al posto delle ombre, il negativo come usavano in passato, magari facendoli meno accetta e più martelli, e magari meno boh così, però diciamo che vorrei altre soluzioni da questo simbolo qua, però mi piace tantissimo, cioè sono... Mi piace proprio, mi piace il West Ham, quello che rappresenta, il fatto che sia così operaio, ecco. Sono d'accordo, però io quello del 23 lo promuovo perché è più strambo, perché tu i martelli te li immagini sempre così, invece lì hanno le punte che rivolgono verso l'una verso le altre, ed è per me più strano, più unconventional come applicazione di un martello, e poi quella forma e quell'idea del cerchio dentro, me lo dà più particolare, è un po' lo vedo un po' troppo semplicione, troppo emelessato, tra virgolette. Questo è il concetto del cerchio, cioè lì io trovo che il martello sia quasi piazzato lì così, cioè non ci trovo una vera e propria a cazzo di cane, cioè, no, dai, sono... Beh, io invece lo vedo comunque bene, c'è una circolarità data dalla scritta London in quel modo lì, ti dà il proseguo, è come se fosse scritto in un cerchio, ti dico il disturbo l'unico che mi dà è che il fatto che loro sembrano proprio un po' fuori dallo stile pulito dello stemma, avrei preferito che utilizzassero situazioni simili a questa qua con il negativo, diciamo, che ti dà l'ombra e ti dà i dettagli, magari però ingrossando un po' di più il manico e il martello. No, a me piaceva la testa. Mi è dispiaciuto che si è perso il concetto del castello, però non so se sia legato a appunto a quel discorso che facevi tu sullo stadio, perché mi è dispiaciuto che sia sparito. Anch'io preferivo un po'. Però alla fine non è che puoi farci troppo, cioè te la fai andare bene, basta. Questo è da propaganda chiaramente di Mao comunista. Un po' classe operaia che va in paradiso con questi kit che mi piacciono molto. A me piacciono, però si è perso un po' quella cosa di West Ham, vero? Io sono affezionato a Anthony perché lo usavo quando devi fare le squad battle, perché corre velocissimo ed è un overall basso ed è sempre è molto veloce. Antonio. Ok, allora queste sono sempre belle. Allora vabbè, per me è come picchiare uno che caga, cioè quando fai già, cazzo, si chiama Antonio, non è Anthony, è vero? Quando fai per gli amici Anthony, Antonio, quando fai secondo me l'applicazione Totò per gli amici Totò Antonio. Scusa, cavo. No, ma figurati, cioè, stavo tanto dicendo che la solita cosa è che quando fai l'applicazione negativa, magari un po'. Adesso non so se sia oro o bianco, però su nero sta sempre bene. La chicca migliore di questa maglia è che nelle maniche tu vai a riprendere la cosa dello sponsor. Guarda i colori dello sponsor lì di lato. Ah, ok. Boh, sì. Per me ci sta. Sì, stanno coerenti. Ma mi piacciono le ruote della Google. A me piacciono tantissimo le maniche fatte così. Bella. A differenza della prima, che per me ha troppo azzurro e sparisce il giallo, e un po' mi dispiace perché io ho il West Ham, purtroppo nella mia mente, che arriva fino a un certo punto, quindi non so come abbiano la loro palette storica. Mi piace quando c'è proprio il granata con un po' di giallo e un po' di azzurrino. Così è un po' troppo coprente. È molto, molto vecchio stile, nel senso che se vai a vedere i vecchi loghi. Sì, richiami i vecchi loghi, certo. Quindi, sì, no, a me dispiace solo perché invece io mi aspetto un po' più di azzurro. Ah, oltre sì, all'amaranto, nel senso che tipo le maniche, io nella mia idea, nella mia testa, il West Ham è un amaranto con le maniche azzurre. Sì, è vero. E il colletto giallo, no? Perché quello... lì il polsino della manica è azzurro, non è bianco. Dove? No, è azzurro, se lo vedo, non sono Seba. No, vabbè. No, lo vedo. Perché lo vedo. È molto tendente al bianco in quella foto. Mi aspetto molto più azzurro. Queste sono però ti chiama spiego, la scintilla, esatto, del martello. Leggi la il perché le hanno fatte, poi so che voi le fiamme fanno cagare. No, io la promuovo come idea perché...
Belle Alfa Romeo è uno slogan che comunque richiama sempre la fornace più calda e il mare il ferro più forte. Comunque loro nascono dalla classe operaia, cioè dai lavoratori. Oh, bellissimo il claim, bellissimo il concetto. L'applicazione mi sembra molto Hot Wheels, mi fa un po'. E poi c'è Scamaccone che cosa ha fatto quest'anno qua? Ha fatto 5 gol. Picchiate magazzinieri. Il mio titolare lui. Gli ha fatti 5 gol quest'anno. Era partito molto bene, poi dopo non so cosa ha fatto. Comunque io il West Ham ho il fetish verso di loro e lo promuovo. Anch'io. Beh, anche se perché lo dovresti bocciare se su, no, su quella roba lì? Sì. Non so, che per dare il giudizio finale. No, lo promuovete? Lo bocciate? No, perché lo devo bocciare? C'è lui che lì che sta. No, io faccio il bastian contrario solo perché mi vorrei un richiamo sul primo comunismo. Io ti vedo già con le basette, mi viene da ridere. Lo boccio. Ah, io vi aspetto, ragazzi. Mi sa che stiamo finendo comunque, perché stiamo arrivando alla fine. Ma W, quindi sì. E qua. Aspetta. È complicata. Che dici tu? E questo è un logo super top. Ok. Ok. No, perché è poi controverso, eh. Cioè, nel senso, questo è strano. Sì, è controverso. Per me è una bomba. Aspetta un attimo. Ok. Allora, io... Beh, ragazzi, per una persona che fa marketing, come fai a dire che non ti piace questo logo qua? Per me è meraviglioso. Cioè... Per me è stupendo. E io lo metto nel mio podio personale, perché... Però possiamo dire che sembra un cartello stradale. Ma è totalmente unconventional. Sì, ragazzi, cioè, parliamo di una cosa stramba, eh. Cioè, non è che infatti se lo fa un club... storico classico, chiaramente ti arrivano con i forconi e le bombe atomiche. È questo qui, se fosse oggi un rebranding non lo promuoveremmo, a parte inverse, vedendo che l'ha fatto nel 79 e forse abbiamo fatto il callo, lo promuoviamo. Perché e lo metto anche nei miei preferiti. Perché dici che non lo promuoviamo? Perché mi sto immaginando il Leicester che ti fa il rebranding e ti fa questa cosa qua. No, tu dici troppo semplice. Ma anche squadrato. Io ti dico, io che vado, che a volte magari. Le conti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 linee. Hai fatto il lupo. Questo qui è davvero iper basic. E con, tra l'altro, col giallone così, giallo arancione, già ocra, ti dà anche l'aria di essere quasi un cartello stradale che ti dice pericolo lupi. Però è talmente unconventional, forse talmente anche quella la forza. È così che secondo me è diventato la sua forza, la sua forza. Non voglio dire, allora, se abbiamo detto che ogni tanto si appiattiscono troppo, se ogni tanto si appiattiscono troppo ad un livello di grafica tutto uguale, invece secondo me qua siamo finalmente ad un livello nuovo, cioè ad una hanno preso la loro comunicazione, perché non hanno fatto per la moda. Nero, mi sembra proprio io sono arancio e nero, sono cazzuto, cioè non so come dire, anche quel disegno del lupo fatto in quel modo mi dà. Sì, più che cazzuto incazzoso. Comunque cioè, ci sono determinate cose che secondo me devi contestualizzare nell'epoca. Cioè, un conto oggi che la grafica ha preso questa direzione qua e quindi tutti cercano di arrivare al minimale. Loro nel 79 hanno detto, mentre voi vi fate le vostre seghe araldiche, io... divento uno stronzo. Io faccio il cazzo che voglio. Io prendo Batman. Bellissimo. Detto ciò, rompo il cazzo. Mi piacevano di più gli occhi, però, che avevano fatto. Anche a me. Prima. Anche a me. Cioè, anche nel 79, come avevano reso gli occhi, erano più belli. Vero. Perché due triangoli così, boh. D'accordo con Ed. Costano un po' con la linea diagonale del muso. Vero. Sono d'accordo con te. Però, nel complesso, non c'è scritto un cazzo. Batman, non c'è scritto una sega. Ha una forma. Che è ricco e fa palestra. Cos'è? Esagonale. Come Adama Traoré. Strisce, fai. Se ci pensi. Adama Traoré e Batman li hai visti nella stessa stanza? No. Lì che fanno palestra tutti e due. Fabio Silva è un talento incredibile. Il peccato, per quanto mi riguarda, è che non sfruttano secondo me bene la loro applicazione. Guarda Musiala, te lo consiglio. Questo lo fa ridere, questa foto. Secondo me sono divise. Questo qui è basic, ci sta, carina. Questo qui per me non è bellissimo, non mi piace il colore. Anche a me. No, AstroPay sembra la pubblicità di AstroPay, tipo, tipo una banca, una finanziaria. Forse è la foto più cringe di tutta questa la raccolta. Sì, non c'è il negativo. No, lo vedo veramente poco applicato in maniera differente, e vabbè, è comunque un logo che... È negativo, è nero. È più di così, lo vuoi fare. Però sicuramente sarà divisivo. Se paragoni questo qui con quello del Liverpool, sembrano altri sport, forse proprio altri campi. Sì. Perché non sembrano per quello ti dicevo cose. Questo sta bene anche su una, non so, una marca di cacciaviti. Operai, sull'elmetto dell'operaio. Sì, una marca di cacciaviti, di bulloni, di trapani. Esatto, meccanica lupi. E sta benissimo. Però alla fine ognuno ha i suoi ci gusti, sta, ragazzo. Ci sta. Quindi noi lo promuoviamo. Io lo metto fra i miei preferiti proprio.
ha una sua identità a molto forte. A me piace forte. Il percorso, fine, cioè, quando, cioè, quando fanno le cose. Sì, mi scoccia per le magliette perché secondo me. Ma ti fa cagare. Cioè, no, la campagna. Arancio nero è l'accostamento preferito mio. Ma sì, personale, ma giallo nero, il logo in sé, puoi utilizzare tutte le trame che vuoi, che tanto lo riesci a inserire comunque. Comunque, vabbè. Promosso per me. Non so, voi promuovi? Assolutamente sì. Promosso promuovo. Tutti. Quindi bene. Alla fine della giostra. Ma ragazzi, è stato un bel viaggio questo qui, eh. Excursus finale. No, dai, non fatto una conclusione. Non rifacciamo i loghi, non cast, non facciamo. No. Mi fai vedere. Riusciamo a metterle tutte a schermo, tutte quante? Riepiloghiamo le bozzate un attimo. Sì, allora. Oddio. Allora, facendo all'inizio, abbiamo il Barnum. Bocciato. Arsenal promosso. Aston Villa bocciato. Bocciato Brighton. Sì. Newcastle l'avevamo promosso? E Newcastle, questo dico il Crystal Palace. Sì, promosso. Fulham, non mi ricordo. Promosso, okay. Everton. Fulham chiaramente bocciato. Leeds bocciato. Leicester bocciato. E tu stai facendo intanto apparire tutte le varie cose sotto. Quelli dei bocciati. Mi gasa sempre una questa cosa. Dei bocciati, sì. Newcastle bocciato. Il Southampton bocciatissimo. E gli altri promossi. Gli 8 bocciati. 8 sì. bocciati. Quindi alla fine sono più quelli che abbiamo promosso e vabbè. Anche se non una super una debacle, non una debacle con Premier perfetta e Serie A merda, una divisione, no? Possiamo anche dire però che possiamo dire che però anche che molti salvati della Serie A portati in questo contesto qui non li avremmo salvati e verrebbero bocciati, quindi è chiaro che qua stiamo si è alzato lo standard di qualità e quindi noi qua facciamo una valutazione su scala differente, un altro campo, un'altra cultura, un altro, è anche giusto perché ci stiamo rapportando due culture completamente diverse. Sono d'accordo su questa cosa qua. 15 cosa, no, 3500 like al video, lui basettoni, facciamolo rivederlo, basettoni, sì, basettoni, no, io ti dico facciamo una cosa. Dai, mi gasi. Dai, guarda in camera mentre lo dici. No, valutiamola. Non chiudiamo la possibilità di fare il rebranding. Cioè, possiamo anche fare più avanti una sorta di sondaggio o qualcosa di simile su quelli bocciati. Non promettiamolo perché adesso siamo con la merda. Siamo immersi nella ternana. Qui adesso c'è la ternana e adesso uscirà prima o poi la ternana. Però, ancora, allora, facciamo 3500 like. Valutiamo basetta sicura, basetta poi sicura. Valutiamo che se. Penso che sia il vero motivo per cui i nostri ragazzi lasceranno il like, però magari non, cioè non so, magari voi commentate se vorreste vedere qualcosa fatto da noi su questi qui che abbiamo bocciato o robe simili, ma non promettiamo perché ad esempio il Fulham, se mi dicono rifai il Fulham, col cazzo te lo rifai, ma... te il Fulham non c'è niente da cui partire. Vabbè, quelle spade, cioè, quelle spade del cazzo te lo rifai tu a casa tua, ti scarichi Illustrator e te lo fai. Se invece si dice, stupido, guarda, qualcuno avete bocciato perché andava un attimo pulito, eccetera, eccetera, allora possiamo, il Brighton, possiamo pensare di vedere, di fare un cosina, un senza disegno. Andare là, senza andiamo, ci facciamo ospitare da Montemagno, Monti. Esatto, Brighton che giocava a ping pong, e possiamo pensarci. Ok. Pensarci. Ok, va bene. Sei d'accordo? Quindi tutto sommato la Premier decidiamo noi poi se decidiamo farlo, noi se farlo con i nostri tempi, con... quella è la base. Noi se mi schiocchi ancora questo chuck fortissimo nelle orecchie mi incazzo. Abbiamo finito il prossimo, anzi commentateci l'ultima cosa, diteci il prossimo campionato, su cosa lo esatto. Lega, campionato, Lega, sport, quel cavolo che volete. Ci buttiamo, sì, che sia bello, perché tanto bello, brigia, vi leggiamo tutti, ciao raga, grazie. Ne hai paura di mangiare di pasta asciutta? Io devo andare a mangiare, non sto morendo. When I stay in the shoes now, I'll hold the scene. Then a whole rate maybe get to come a boss time.